Allora, iniziamo, quindi buongiorno a tutti, bentrovati, siamo in questo istituto storico, ma un istituto che è un'eccellenza della scuola. Saluto tutti gli ospiti che sono qui al tavolo e che presenteremo ecco, man mano che daremo loro la parola, ma prima ecco, di iniziare, prima di capire qual è anche l'obiettivo di questa giornata, io vorrei dire grazie a coloro che hanno organizzato questa giornata, quindi l'associazione Universo Minori, presieduta da Lino Pulelli, e l'associazione La Felice Onlus, che è presieduta da Ludovico Appenapoli. Ecco, un privato sociale che incontra le istituzioni, un privato sociale che incontra i giovani, un privato sociale che si affianca alle istituzioni e fa sì che ecco, in questi momenti anche di crisi valoriale, non solo economica, ecco, si possa vivere e soprattutto respirare qualcosa che è veramente positivo. E voglio aprire questa giornata, proprio rubando alcune frasi dell'autore che abbiamo visto, Franco Matà, del suo libro, e la frase è: pensa cosa sarebbe il mondo se ognuno nella storia si fosse fermato il primo, lascia perdere. Un libro che diventa per noi, ma per voi in modo particolare, uno stimolo, un modello positivo da seguire, quindi un percorso didattico, ed è per questo che siamo nelle scuole che vogliamo offrirvi con tutto il cuore. Ricordatevi, Universo Minori continua questo viaggio nelle scuole, a lei il microfono per introdurre anche attraverso le vostre attività questa attenzione ai giovani che ritengono necessaria e fondamentale. Buongiorno a tutti e ringrazio i presenti, ringrazio la dirigente scolastica, la dottoressa Rizzo che ci ospita nella sua prestigiosa scuola, ringrazio il sindaco di Reggio Calabria, l'avvocato Giuseppe Falco Matà. E come associazione Universo Minori e anche associazione La Fenice, subito appena abbiamo letto il libro del sindaco di Reggio abbiamo voluto presentarlo sul Catanzaro per due motivi. Il primo motivo è perché è un libro che si rivolge ai giovani, in quanto è un linguaggio molto ironico dove passato e presente si scontrano delicatamente. E poi il secondo motivo è per sensibilizzare voi giovani su una tematica molto importante, la disabilità. Infatti nel libro il sindaco parla anche di un bambino che si chiama Samuele, un bambino che appunto ha una disabilità, e questa appunto disabilità non è accettata molte volte dalle persone, dagli erga omnes, dalla società tutta. Quindi il nostro messaggio oggi come associazione Universo Minore, ma anche a Minori, ma anche come associazione La Fenice, è quello di trattare i disabili come delle persone normali, perché i disabili sono persone come tutte noi, solo che fanno le cose diversamente. Noi dobbiamo combattere per i loro diritti, dobbiamo combattere giorno dopo giorno, dobbiamo trattarli come tratteremmo un nostro amico, un nostro coetaneo, perché dobbiamo stargli vicino, dobbiamo piangere con loro, ridere con loro. Sono persone che hanno un cuore, sono persone che vivono, e quando dobbiamo dare un aiuto, prima di darglielo dobbiamo chiedere se hanno bisogno di quell'aiuto, perché sono persone autonome, sono persone indipendenti e non bisogna calpestare i loro sentimenti, non bisogna calpestare i loro diritti, anzi come dicevo poc'anzi bisogna sempre supportarli e combattere il più possibile per la loro dignità e affinché la società li possa rispettare in toto. Nel libro si parla anche del tempo che passa, infatti l'autore del libro parla del tempo come delle lancette che passano, lancette dopo lancette, battito dopo battito, e la vita la paragona ad un regalo che tutti noi dobbiamo scartare, soltanto scartandolo, quindi soltanto vivendola questa vita, possiamo scoprire se è bella o brutta, ma se noi ci fermiamo non possiamo sapere che vita è. La vita è un dono meraviglioso, Oriana Fallaci, che sicuramente molti di voi conosceranno, una famosa giornalista, parlava della vita come un regalo, anche lei la paragonava a un regalo meraviglioso, anche se a volte molto complicato, molto faticoso e molto doloroso da portare. Però la vita va vissuta, la vita è un miracolo, la vita è come l'amore, è un miracolo e quindi va vissuta in pieno. Quindi noi oggi
prestigiosi relatori, col parterre religioso prestigioso di relatori che abbiamo, e ora passo la parola di nuovo al moderatore. Grazie, grazie. Questa giornata, perché ce l'ha introdotto anche la professoressa Brunello, no? Parliamo di disabilità. Beh, oggi con il corso di intervento io penso che noi possiamo parlare, anzi oggi forse, di diverse abilità, perché ho avuto modo di toccare con mano anche attraverso lo strumento televisivo quanto la dirigenza di questa scuola, in un altro complesso che è l'ITAS Chimirli di Catanzaro, ecco, porta avanti ma soprattutto rafforza le diverse abilità, ridando loro le pari dignità. Ecco, non serve il pietismo, non serve l'indifferenza in questa sfera di diverse abilità, serve l'impegno, e questa scuola, questa dirigente scolastica, attraverso dei percorsi di reinserimento anche sociale, ma anche reinserimento lavorativo, perché non dimentichiamocelo, diciamo a voi giovani in modo particolare, che il lavoro dà la dignità alle persone, così come la dà la cultura e l'istruzione. Ecco, questa scuola potrebbe essere una testimone di tutto ciò. Quindi io ringrazio la dottoressa Rizzo intanto per l'ospitalità, ma anche per quello che sta facendo, non solo per i nostri giovani, ma per un'intera società dove ci siamo noi, ci sono le istituzioni, ci sono anche le famiglie di questi giovani. Prego, dottoressa Rizzo. Buongiorno a tutti, mi corre l'obbligo naturalmente di ringraziare l'Associazione Minori, Universo Minori, per aver voluto coinvolgere già in quest'anno scolastico per la seconda volta questa scuola e gli alunni di questa scuola, in una serie di tematiche che sicuramente sono tra le più affascinanti e più coinvolgenti per l'azione educativa che poi queste tematiche portano in sé nei confronti dei nostri ragazzi. I nostri giovani naturalmente vengono sollecitati per quella che è un vissuto, un agito sempre più responsabile, in maniera tale che possano essere capaci di fronte, essere messi in condizione di poter affrontare, di poter discutere, di potersi confrontare con le tematiche che più dovrebbero stare a cuore di chi governa, e sappiamo quanto a volte tutto questo passi in secondo piano. La tematica dell'handicap, che noi rintracciamo con un filo sottile ma assolutamente forte e determinante in questo libro, del quale chiaramente non vi parlerò perché ci sarà chi meglio di me potrà farlo, è una delle tematiche che assieme ad altre come dire, hanno dato un'impronta forte anche ai piani dell'offerta formativa delle scuole, non solo di questa scuola dove io sono reggente, della scuola dove sono titolare, ma di tutte le scuole in genere, degli istituti secondari superiori della città e di tutta la nostra regione, dove queste tematiche vengono sicuramente affrontate con l'attenzione che meritano. Il moderatore parlava dell'attenzione nei confronti dei ragazzi diversamente abili. Voglio semplicemente dirvi che sia nell'altra scuola che in questa, numerose sono le attività, le progettualità messe in campo per far sì che i ragazzi, come diceva la dottoressa Tulelli, i ragazzi diversamente abili siano amati, rispettati, considerati al pari, perché è un diritto costituzionalmente riconosciuto quello di far sì che ogni persona possa sviluppare la propria integrale personalità e possa avere l'affermazione dei propri diritti e doveri all'interno di una società che civile si voglia chiamare. E nelle scuole, questa in particolare, è partito recentissimamente un progetto di compostaggio proprio con un gruppo di ragazzi, ma proprio per la specificità di questo istituto, quindi ragazzi che lavorano e che si avviano a un primo approccio al mondo lavorativo assieme agli altri loro coetanei, sfruttando così tutte quelle che sono le loro potenzialità. Non parleremo chiaramente soltanto di handicap in questo incontro,
per cui ho veramente da padrona di casa il piacere di rivolgere al nostro ospite illustre, il sindaco di una città metropolitana, di una città di Reggio Calabria, il dottor Facolmadà, il cui cognome sicuramente ricorderà non solo a noi di una certa, come dire, un po' più maturi e adulti, come dire, un cognome famoso per quella città ma per l'intera Calabria, ma sicuramente i nostri ragazzi avranno avuto modo attraverso la biografia di questo giovanissimo autore, del quale a dire la verità ignoravamo le doti di scrittore, e in pochi sapevamo quanto questa vena di scrittore potesse essere veramente importante in un personaggio, in un sindaco che poi ha trovato la sua, come dire, nelle ultime parole si confessa, nelle ultime due righe del libro si confessa in quello che saranno i suoi obiettivi fondamentali. In questa meta c'è tutto il senso del libro, una meta perché la sua professione principale da avvocato, da giovanissimo avvocato, e quindi alle prese con tutti i problemi che comporta in una città anche difficile, in una realtà particolare come quella di Reggio Calabria, ma per impegno sociale e civile che una professione di questo genere comporta, e poi naturalmente quella sottilissima vena di voler portare in primo piano invece una tematica importante, qual è quella dell'handicap, e quindi un impegno sociale e civile a tutto campo. Quindi veramente con grande piacere ringrazio il sindaco per aver voluto scegliere la città di Catanzaro, di regione, ma assolutamente vicina alla città di Reggio Calabria, per le tante iniziative che hanno visto coinvolto queste due importanti città della nostra regione, per aver voluto quindi colloquiare, incontrare i giovani della terra catanzarese, e aver voluto riservare proprio all'Istituto Tecnico Agrario di Catanzaro il piacere e l'onore di ospitarlo. E per la seconda volta incontriamo anche l'onorevole Napoli, disponibilissima a questo bagno con i nostri giovani, a questo confronto, a questa discussione, così come era avvenuta l'altra volta, e naturalmente il presidente dell'Universo Minore e tutti gli altri ospiti che saranno presenti, a cominciare dall'onorevole Mario Tassone, che qui è seduto in primissima fila, e l'avvocato Sgrocco che ci ha raggiunto da poco. Pertanto il mio augurio è che tematiche di questo genere possano sicuramente incidere in quella che è la maturazione, la crescita civile, la crescita sociale dei nostri giovani, perché no? Pensando che un impegno nel sociale possa partire proprio da un romanzo, da un racconto, da un libro come questo, che dovrebbe far sì che ognuno di noi sentiamo l'impegno nel sociale a vantaggio di tutti, per una crescita e per una società che sicuramente si deve occupare di tutti e quindi di nessuno escluso. Grazie per la vostra presenza, grazie per la vostra presenza. L'assessore Sgrocco a raggiungerci, perché lui ci porta sicuramente i saluti della città che ospita, ecco, questo evento, la città di Catanzaro, ma anche assessore chiaramente alla pubblica istruzione, una delle deleghe che l'avvocato Sgrocco ha, ecco, penso sia la presenza più indicata, più giusta, e quella che sicuramente potrà fornire anche degli stimoli utili ai ragazzi. Prego, assessore. Buongiorno a tutti. Naturalmente a questa scuola mi trovo a mio agio perché c'è la dottoressa Rizzo, che io conosco dalla mia precedente vita da assessore, perché lei è dirigente scolastica di un istituto comprensivo delle scuole primarie, che come voi sapete sono di competenza comunale, mentre le scuole superiori sono di competenza della provincia, però era doveroso essere presenti questa mattina.
sia come amministrazione comunale per dare il benvenuto nella nostra città a questo giovanissimo sindaco, giovane avvocato. Io sono un anziano avvocato ormai da tanto tempo, ma benvenuto nella nostra città. Come giustamente diceva la dottoressa Rizzo, fra Catanzaro e Reggio Calabria c'è sempre stato, passato un periodo ormai lontanissimo, c'è sempre stato un rapporto di simpatia, di amicizia e di collaborazione, perché Catanzaro è la città capoluogo di regione, ma Reggio è la città più bella della Calabria. Consentitemi di dirmi, perché per metà io sono reggino, mia madre era di Reggio Calabria, quindi, ma non dico nulla di sbagliato, perché effettivamente la città è più bella della Calabria. Reggio Calabria con il suo lungo mare definito il più vecchio uomo d'Italia dalla luce addirittura, quindi vuol dire è questo lungo mare che porta il nome del sindaco Fausto Matassa, dell'altro sindaco Fausto Matassa, che tutti quanti ricordiamo con simpatia e ammirazione perché ha fatto sì che la città di Reggio Calabria potesse uscire da un periodo buio che l'aveva vista coinvolta negli anni precedenti alla sua elezione a sindaco. Naturalmente il sindaco Abramo la ringrazia per la presenza qui nella nostra città, la ringrazia e si sente onorato come tutta l'amministrazione comunale, e lei abbia scelto di essere qui oggi per presentare questo bellissimo libro, da quello che ho sentito, dalla bella illustrazione che ha fatto la dottoressa Turelli. La dottoressa Turelli, che qualsiasi cosa fa, chiama l'avvocato Turelli per essere presente, e io vengo con piacere perché mi sento onorato di questo invito. Perché guardate, questa associazione sta facendo un lavoro importantissimo dal mio punto di vista, all'interno delle scuole della città. Sta facendo un lavoro importantissimo perché con queste riunioni, che sono riunioni importanti, sono molto importanti, oggi c'è la presentazione di un libro, anche nelle altre scuole sono state presentazioni di libri, ma si è parlato veramente dei problemi generali della città. E soprattutto voi ragazzi che ascoltate, che ascolterete chi meglio di me vi intratterrà nel corso della mattinata, apprenderete delle cose importantissime che vi serviranno. Oggi mi pare di capire si parla di disabilità. Guardate, la disabilità ormai viene vissuta, secondo me, finalmente in maniera positiva soprattutto all'interno delle scuole. Un saluto all'onorevole Napoli, ma una simpatia particolare mi lega all'onorevole Napoli. Guardate, la disabilità viene vista in maniera diversa. Parla chi ha un poco di esperienza perché forse ho vissuto un periodo in cui il disabile veniva in qualche modo forse emarginato. Adesso con questo crescere della cultura, quindi grazie anche a questo modo di fare conoscere la disabilità, ormai il disabile è uguale alla persona abile, alla persona normale. Poi io non so se in tante occasioni chi è più disabile, viste determinate espressioni che vengono usate dalla persona cosiddetta normale. Allora guardate, qua si è parlato di integrazione attraverso la cultura, attraverso la scuola. Io forse sono un po' di parte, ma anche attraverso lo sport, scusatelo, perché chi vi parla anche da uomo di sport e da dirigente sportivo. Io mi onoro di essere presidente del CONI di Catanzaro dal 2000, quindi ho imparato, era un mondo questo che io frequentavo da atleta, ho imparato a frequentarlo e a conoscerlo da dirigente sportivo. Guardate, c'è una federazione creata apposta, che è il CIP, Comitato Italiano Paralimpico, che cura proprio l'attività sportiva e agonistica dei diversamente abili, con dei successi che forse in Calabria non abbiamo dagli atleti abili. Quindi guardate, conoscere questo mondo attraverso questi incontri è qualcosa di fondamentale, qualcosa di cui fare crescere, ragazzi. Quindi grazie di essere qua stamattina, grazie di aver scelto Catanzaro per presentare il suo libro e grazie a voi ragazzi. Mi raccomando, il disabile non è disabile. Disabile e abile, forse più di noi. Grazie. 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 Questo libro non troviamo solo l'aspetto della disabilità, ma mi ha colpito quello anche nel trasferimento dei lavori
della famiglia verso i figli, del padre verso i figli. E questo penso sia il patrimonio più grande, ragazzi, che noi possiamo avere e sia, poi mi correggerà se sbaglio, anche il sindaco di Reggio, dando ascolto anche ai genitori, perché troppe volte è vero, loro vanno di fretta e non ci ascoltano, però anche i figli ascoltano con i genitori. Quindi proprio all'insegna dei valori mi piace introdurre il prossimo saluto, è quello dell'onorevole Tassone, che prego di raggiungerci, perché vede, quando si è impegnati a rappresentare lo Stato, le istituzioni, e quando anche a fine carriera si porta avanti ovviamente un obiettivo e un risultato, penso che questo risultato vada analizzato principalmente, ecco, sotto la lente di ingrandimento dei valori, perché la politica, le amministrazioni, la scuola, tutto deve essere fatto nel rispetto dei valori. Onorevole Tassone, prego. Io due battute, ovviamente il ringraziamento a chi ha costruito questo evento, al Nino che sta coordinando, moderando, anche lei, Domenico Denaro, anche un'iniziativa importante che viene in un istituto molto importante e significativo, già l'ha detto con molta chiarezza la brava dirigente scolastica, la dottoressa. Che cosa ho colto io dalla discussione, dal dibattito che c'è stato qui, dal lavoro di Falco Madano? Un riferimento forte ad una umanità che si sta disperdendo sempre di più, quando si parla ad esempio di disabili, che non è di tutto il mondo, ma è un'agenda, ma soprattutto un messaggio molto forte. Non c'è dubbio che c'è una forte proiezione verso un rilancio o un rifarsi a valori spenti ormai sempre più diradati. Viviamo in una società non di normalità ma di anormalità, dove già anche l'avvio, l'incipit del libro di Falco Madano è indicativo. Quando lui si prepara per l'udienza, la prima attività, forense, eccetera, eccetera, quel passaggio importante, mi pare che c'era lo sfratto, poi tutto si risolse in un minuto. Mi sono rivisto anch'io, pieno di passione, di fusione, allora, la mia prima udienza, l'udienza è proprio lo sfratto. E poi essere vaccinati da questa routine. Tutto andava ognuno di noi si proiettava con grande attenzione, eri preparato a cosa doveva venire, e poi tutto invece deve essere immaginato, tutto deve essere accantonato, tutto il burocraticismo, dove non c'è la dimensione umana, non c'è il suo riferimento umano, non c'è un recupero di intenzioni. Sono valori che si stanno sempre più disperdendo. I valori non sono un fatto soltanto di richiamo formale, un fatto sostanziale, è l'umanità, è l'umanismo. Ecco perché questa raccolta e queste valutazioni raccolte di sensazioni, di emozioni, proprio un libro pieno di emozioni, di sensazioni, di riferimento, anche ironico per alcuni versi, molta ironia rispetto a presunzioni, a supponenze, molta ironia, io ritengo che è un buon passaggio anche per la didattica, un buon significato per la didattica, per creare una forte coscienza e per dire in fondo che bisogna sfidare. Io ho visto nel tuo libro anche qualche riferimento a Seneca, il tempo perduto, la vita breve, la brevità della vita, ecco, di Seneca. Ecco, bisogna vivere con penenza il proprio tempo, con grande forza, con grande volontà, per fare il sindaco, fare politica in grado, qui c'è la mia amica Angela Napoli, bisogna avere grande coraggio, non la grande fede. Guardate in fede le cose che forse mancano in questo momento, che bisogna recuperare, che bisogna ringraziare. Grazie. Grazie. Fatto vivere e te ne svegli. Sicuramente con questo aspetto dei valori che poi sono la vera chiave di svolta di tanti problemi. Allora, ora entriamo, ragazzi, proprio nel cuore di questo libro. Io penso che il sindaco non poteva sperare di più che avere l'onorevole Angela Napoli, ecco, a introdurci questo strumento di comunicazione
Il libro è il più antico strumento di comunicazione, oggi forse è il meno usato, però penso che quando si trovano dei libri come questi provengano da loro per prenderli mano. E soprattutto, ecco, far propri i contenuti vuol dire avere delle indicazioni su come sicuramente vivere, lavorare e relazionarsi. Ce ne parla l'onorevole Napoli, che l'ha fatto suo questo libro, e soprattutto, ecco, ce lo racconta con il valore aggiunto di colei che da oltre 20 anni di attività parlamentare, oltre a un'attività politica fatta in prima linea, mettendoci la faccia, ecco, chiaramente rappresenta un valore aggiunto a questo nostro incontro. Prego, onorevole. Sì, non posso esimermi innanzitutto dal fare i dovuti ringraziamenti innanzitutto alla dottoressa Dulelli e a tutta la sua associazione Universo Minori per aver voluto ancora una volta un incontro con i giovani che porta alla trattazione di temi assolutamente sensibili e utili per i giovani stessi. Un ringraziamento alla dirigente scolastica, la dottoressa Rizzo, che ancora una volta ci ospita e consente appunto questo rapporto che ritengo proficuo con i giovani. Un ringraziamento al giovane sindaco di Reggio Calabria, dottor Giuseppe Falcomatà, ringraziamento sentito anche per aver scritto questo libro che se letto attentamente ha degli spunti davvero incredibili, degli spunti che fanno pensare anche gli adulti, non solo i giovani, ma un libro che emana una sensibilità incredibile da parte dell'autore, sensibilità verso temi che ognuno di noi affronta quotidianamente e a volte impatta con questi temi, una sensibilità che porta però a far capire il significato di determinati valori, a far riacquistare quei valori che si sono dispersi e che purtroppo rendono la vita quotidiana, ed in particolare quella dei giovani, sicuramente estremamente difficile. Gli spunti, dicevo, di riflessione sono tanti e io non posso dilungarmi più di tanto, anche perché è l'autore che poi deve intervenire e deve anche dare la possibilità ai giovani presenti eventualmente di confrontarsi su determinati discorsi. Il tema che viene affrontato non è solo quello dei disabili nell'ambito del libro, che ha un suo titolo intanto, Un bicchiere di sole. Questo è anche importante il titolo del libro. Dicevo, gli spunti sono tanti, non solo quello del problema del diversa, giustamente chiamato diversamente argine, ma c'è anche un incitamento e che è quello iniziale e che io ho colto con grande sensibilità, perché poi vedete un libro, l'autore
che scrive il libro lo scrive sicuramente alla luce di fatti, di vita vissuta, quindi c'è una certa sensibilità. Chi lo legge il libro coglie quelle parti che ritiene maggiormente proficue per la propria esperienza personale, per la propria vita vissuta. Ecco, io fin dall'inizio della lettura del libro ho colto un invito in fondo che reputo essenziale, cioè quello innanzitutto di voler bene alla propria terra, al proprio territorio e voler bene amandolo e curandolo. Pensate che parte individuando, soffermandosi durante un percorso nella città in cui vive l'avvocato Aquilani, che è l'avvocato sul quale si incentra la vita all'interno di questo libro. Durante il percorso delle strade della sua città, un giorno si ferma ad osservare un gruppo di lavoratori che stanno dipingendo le ringhiere di una via della città, che poi chiaramente è la via più importante, e si sofferma in particolare ad osservare un pittore che fa il suo lavoro in maniera molto particolare, molto attenta, non come i soliti lavoratori che per guadagnarsi la città, guadagnarsi la vita da vivere, magari diventano aggiudicatari di un appalto e danno una pennellata così. Perché si sofferma attentamente su questo pittore? Perché si accorge l'avvocato che in quella pitturazione molto attenta c'è davvero la volontà di riportare a galla, di riportare in vita la bellezza del proprio territorio, la bellezza dei propri monumenti, delle proprie, e quindi c'è l'amore verso la propria terra, la propria comunità, e si considera il bene comune come bene proprio, ecco, come se fosse veramente ci si mette la stessa attenzione che ognuno di noi mette, per esempio, nel momento in cui fa attenzione nel pitturare la propria casa o un bene. Ecco, questo è già, a mio avviso, un punto di partenza che deve essere attenzionato dai propri, dai giovani, perché c'è molta disattenzione da parte dei giovani al bene comune. Quindi anche questa fotografia, perché poi l'autore è bravissimo nel dipingere tutti i momenti, tutte le fasi, è veramente bravo, perché ci fa immedesimare. Ecco, questo è un primo ed essenziale momento sul quale occorre soffermarsi. Ci sono poi altri richiami a dei valori che io reputo essenziali per i giovani. L'autore ad un certo punto
dice: non è importante vincere, ma è importante il come e soprattutto il dove si vince. È una frase che deve fare molto meditare i giovani, perché nel giovane c'è sempre la voglia agonistica, ed è giusto che ci sia questa voglia agonistica, ma è importante sì vincere, perché l'agonismo porta alla voglia di vincere, ma è importante anche sapere cosa si vuole vincere, come si vuole vincere e dove si vuole vincere per la propria vita. Anche questo è un passo che deve essere molto meditato da parte dei giovani, così come un altro passo è quello sempre richiamato dall'autore: non è importante cosa trovi alla fine della corsa, è importante cosa provi mentre stai correndo. Cioè, sono delle frasi, dei richiami anche a volte di autori che sono condivisibili, ma che vanno meditati soprattutto da parte dei giovani, ai quali mi sento di dire ed è una cosa che scaturisce dal mio io leggendo queste parti del libro del dottore Falcomatà. Nella vita sì, bisogna correre, bisogna saper correre, ma bisogna anche saper individuare ad un certo punto, e anche questo scaturisce dal libro, ad un certo punto nella vita bisogna anche saper scegliere e cogliere il momento nel quale le scelte vanno fatte. Va tutto meditato, sapendo che niente è facile, che nulla ci viene regalato, ma che tutto sempre è frutto di sacrifici, di esperienze che vengono accumulate, che vanno fatte da parte dei giovani, ma che devono servire per la vita, le varie esperienze, come quelle della famiglia, delle necessità e quant'altro. E poi, e finisco perché avrei tanto da dire veramente sul libro, che è un libro veramente meraviglioso, c'è il discorso della capacità di indignarsi nel cogliere, e qui arrivo a quello che è il tema che è volutamente trattato in questo incontro di oggi, per il rapporto anche difficile che le istituzioni quasi sempre offrono nei confronti della gestione dei diversamente abili. L'avvocato Aquilani del testo si indigna e prende a cuore la situazione di un bimbo diversamente abile che, per causa delle istituzioni poco affidabili nei confronti di queste situazioni, trova difficoltà persino ad accedere al mondo scolastico, un mondo scolastico che invece per lui rappresenta anche
l'essenzialità della vita, ma che dovrebbe essere garantito a tutti. Allora qui emerge la responsabilità delle istituzioni, degli organismi preposti, che spesso si nascondono o creano l'alibi della difficoltà economica, della crisi finanziaria e quant'altro, e mettono da parte la situazione dei diversamente abili. Questo è un grave, danno, perché a mio avviso rientra anche nella incapacità da parte delle istituzioni preposte a effettuare delle adeguate programmazioni e anche da fare delle scelte prioritarie, perché in ogni programmazione ci devono anche essere delle scelte prioritarie, e quella naturalmente della garanzia dell'offerta che deve essere data a tutte le persone diversamente abili in generale, sotto tutti gli aspetti. Quando parlo di diversamente abile intendo diversamente abile in tanti modi, e non solo dal punto di vista fisico. Qui le istituzioni hanno delle grandi responsabilità che, alle quali, come nel libro, si è costretti a sopperire attraverso dei procedimenti giudiziari, e che non dovrebbe nemmeno accadere. Gli spunti sono veramente tanti, io sono stata lunghissima e mi sarebbe, ma siamo tutti, non è giusto soprattutto per il relatore, che per l'autore del libro, che davvero ringrazio, perché ci dà l'opportunità di discutere e di meditare, davvero grazie. Dove oggi tocchiamo con mano una responsabilità che è quella di tutti noi. Lei dice la carattere del bisogno di una partecipazione attiva, non dimentichiamoci che lo Stato, la Chiesa, l'istituzione, siamo tutti noi, quindi ecco, penso che questo libro ci illumini, oltre che per il sole che porta nel titolo, oltre che per il sole che porta un po' alla denominazione sociale dell'impresa, della casa editrice, ma penso ci illumini anche perché questa Napoli ci ha detto tanto. Io voglio darle la parola toccando solo tre aggettivi di questo libro. Intanto il coraggio, perché è un libro coraggioso, perché parla di scelte, parla di errori, e non tutti i libri lo fanno. Poi perché è un libro, ecco, che sicuramente è informativo e didattico allo stesso tempo, perché fu una qualità spaventosa. E poi penso sia responsabile, perché soprattutto per chi ricorda una carica come quella sua di amministratore, penso che questo libro possa essere un po', perdonatemi, la mia appartenenza cattolica cristiana, è un po' recitare un Padre Nostro ogni giorno quando si va a lavorare, perché ricordare i contenuti di questo libro vuol dire sicuramente portare avanti un'attività amministrativa che oggi è un po' speciale, diciamo che è giusto, perché ecco, bisogna fare gli interessi dei cittadini, però ecco, oggi in modo particolare anche quello che vive la politica attraverso alcuni uomini, penso che possa essere veramente un grande stimolo e sicuramente uno strumento per far bene. Prego, ci racconti un po' questa sua seconda opera, il suo secondo libro, il romanzo, che è dei nostri tempi. Buongiorno, buongiorno ragazzi, naturalmente io ringrazio chi ha deciso di ospitarci qui, chi ha deciso di organizzare questo incontro, quindi un diverso di noi, l'associazione La Fenice, l'istituto agrario che ci ospita in questo bellissimo parco della biodiversità, che per essere sincero non conoscevo, dicevo il mio portavoce, anche editore Franco Arcidiaco, dovremmo magari replicarlo da qualche parte della nostra città, perché è un polmone verde invidiabile. Ringrazio i relatori, chi è intervenuto, chi ha portato i
saluti, poi mi piacerebbe anche interfacciarmi con voi, soprattutto con gli studenti, per sapere se ci sono curiosità, domande intorno a questo libro. Mentre ascoltavo gli interventi di chi mi ha preceduto, essendo anche all'interno di un istituto scolastico, mi domandavo chi sono i professori di oggi, o meglio, da chi traiamo gli insegnamenti che insomma un po' determinano il corso della nostra vita, oltre agli istituti canonici della scuola e dell'istruzione. E ripensando anche al libro, insomma, questo è un libro in cui l'autore, che è una persona molto particolare, alle prese con il primo giro di boa importante della vita, ovvero quello dei 30 anni, quindi alle prese con scelte importanti sotto il profilo personale, sotto il profilo professionale, una persona che vive prima di impattare con determinate esperienze, vive nel guscio ristretto del mondo che si è creato, che è fatto del suo lavoro, che è fatto delle piccole soddisfazioni della vita, e non si apre ad altro tipo di esperienze, immagina e pensa che il mondo finisca lì dove lui voglia che finisce, e trae piano piano nel corso delle settimane, nel corso dei mesi, insegnamenti dai professori di oggi, che sono naturalmente gli amici, che è la famiglia, che è l'amore inteso sotto tutti i suoi punti di vista, l'amore nei confronti naturalmente della famiglia, della persona a cui, con cui vuole condividere il resto della vita, nei confronti della città. Un libro che parla quindi di questi piccoli mondi, mettendo il protagonista a contatto con alcune prese di coscienza, la presa di coscienza di un'assenza importante all'interno della propria famiglia, ma che allo stesso tempo diventa una presenza, quindi la maturazione, l'aver preso coscienza che qualcuno, penso importante, la tua famiglia non c'è più, ma che rimane immanente, rimane presente per gli insegnamenti che ti ha dato, insegnamenti che allo stesso modo lui trae da un rapporto molto confidenziale, molto ironico, molto bello anche con la madre. Questo mi richiama anche un altro bellissimo rapporto tra madre e figlio. Noi ieri abbiamo celebrato l'8 marzo la festa della donna, anche al comune abbiamo avviato una serie di iniziative, una di queste parlava del rapporto fra Celia della Serna, dire noi chi è Celia della Serna, e suo figlio un po' più noto di lei, che è Ernesto Celia. Naturalmente non ha alcun riferimento politico questo episodio che vi sto raccontando, ma è l'esempio emblematico del rapporto di simbiosi importante tra una madre e un figlio. In questo scambio epistolare, che vi consiglio anche di leggere, in cui la madre scrive al figlio che sta insomma combattendo contro le diseguaglianze, contro la guerra, contro l'orrore di regimi autoritari, e da madre naturalmente gli scrive quanto gli manchi, quanto sia importante e pesante la sua assenza nelle cose di tutti i giorni, nel non sentire più il ronco della sua moto nel cortile di casa, nel non vedere più i bagni sporchi del rugby quando il figlio ritornava a casa, nel non averlo più a tavola la domenica quando solitamente si riunivano con tutta la famiglia. D'altro canto il figlio risponde, insomma descrive un po' la situazione di famiglia che sta vivendo, descrive l'orrore della guerra e delle violenze, e con estremo affetto quasi dice: spera di non vedermi più sull'uscio di casa, spera di non vedermi più nel cortile di casa, perché se tu mi vedessi tornare avresti fallito come madre. Quindi la madre, che lo sa che non vedrà più il figlio proprio perché gli ha trasmesso determinati valori, gli ha trasmesso determinati insegnamenti, e sa che non lo rivedrà più proprio perché è suo figlio, e quindi per quelli che sono, per il dato
valoriale che gli ha trasmesso, sa che lui non potrà mai ritornare indietro, perché altrimenti lei come madre avrebbe fallito nel suo mestiere di essere madre. Ecco, in maniera un po' anche diversa viene descritto questo bel rapporto familiare. Poi il protagonista si confronta molto spesso con due amici fraterni, due amici che sono molto più maturi di lui in quella fase della vita e del libro, con i quali ironicamente, insomma, cerca di spezzare un po' le fatiche del giovane. C'è un amore naturalmente viscerale per la città, qui le vicende del protagonista inevitabilmente si confondono con quello che è il percorso anche personale dell'autore, una città che ti ha tolto tanto ma che ti lega a sé con delle radici importanti contro le quali non puoi combattere. Quindi è anche un invito, un inno a, come diceva anche l'onorevole Napoli nel suo intervento, a voler bene al posto in cui si vive, a riappropriarsi di ciò che di fatto ci appartiene, a intendere i beni comuni non come beni del comune, ma insomma come porzioni che appartengono a ognuno di noi. E è stato toccato anche in precedenza, naturalmente, un giovane avvocato che immagina già nel corso dei suoi studi il momento dell'udienza, il momento dell'esercizio della propria professione come un momento sacro, un momento di estrema sacralità, l'ingresso nel tempio in cui viene determinata, dovrebbe essere fatta la giustizia nel senso puro e classico del termine, che invece si trova in una aula che di sacro non ha nulla, in cui, diciamo, le udienze vengono sbrigate come meri atti burocratici che non lasciano neppure il tempo, la possibilità al professionista, all'avvocato, di mettersi in luce, di dialogare con il giudice, di fargli capire, andando al di là dei freddi numeri, delle fredde lettere di un atto, che cosa, insomma, quali sono le ragioni che si portano avanti. Questo purtroppo oggi, soprattutto nel diritto civile, è ormai escluso, un po' nel penale questa parte rimane, questa parte di teatralità rimane, ma si cerca di fare una riflessione anche su questo. Ed è un libro che parla di diversità a 360 gradi. Si cerca di parlare di diversità, naturalmente senza essere pesanti, ma con spirito di ironia, di autoironia, e cercando di essere anche dissacranti nell'affrontare un tema che è purtroppo all'ordine del giorno anche oggi, ma che va affrontato con una certa leggerezza, e come tutte le cose va affrontato con il sorriso. E questa è la parte centrale, più vera tra le cose vere che si cercano di scrivere in questo libro, perché di fatto viene negato a un ragazzo la possibilità di andare a scuola, in quanto il comune non riesce a mantenere l'assistente sociosanitario che è previsto per tutti i ragazzi che hanno diverse forme di disabilità o comunque non sono autosufficienti nel poter stare in classe per tutte le cose che riguardano l'ordinario espletamento delle funzioni scolastiche. Il comune non ce la fa, quindi di fatto gli viene comunicato che o la madre assiste il figlio durante la 5 ore di lezione, oppure dovrà stare a casa. Ecco, poi la vicenda si sviluppa, viene affrontato questo tipo di tema, che poi naturalmente non vi svelo come andrà a finire. E quindi di che cosa si parla? Si parla della negazione di un diritto, e di fronte ai diritti non bisogna mai chiedere per favore o fermarsi. Sempre a proposito di esempi femminili, chi ha combattuto contro per l'affermazione di un diritto è una donna della nostra terra, è Giuditta Levato, alla quale il Consiglio regionale ha deciso di dedicare una delle sale più importanti, una donna di Calabricata, che credo sia da queste parti più o meno, quindi il riferimento è ancora più pregnante, che si mette fisicamente contro i fucili dei latifondisti per difendere la propria terra, con una concezione molto lungimirante, perché difendere la terra significa difendere il futuro dei propri figli. Lei è una giovane mamma di 31 anni che ha due figli piccoli.
piccoli, sa che se gli viene sottratta la terra, viene sottratta a lei e al marito la possibilità di garantire un futuro diverso ai propri figli, magari di garantirgli la possibilità di studiare. Quindi questo è un esempio importante di chi combatte contro un diritto che gli viene negato. Però, dicevo, la diversità vista a 360 gradi, la diversità vista come bellezza, ecco, questo libro cerco di trasmettere la bellezza di non essere normali. Pensate che noia, insomma, sarebbe stato il mondo se tutti fossimo uguali l'uno con l'altro, con le stesse caratteristiche fisiche, con gli stessi interessi, con le stesse attitudini. Non ci sarebbe quella differenza che è propria del genere umano e che è fonte di ricchezza e fonte di accrescimento. E questo è quello che viene recepito dal protagonista, una persona, come dicevo all'inizio, molto egoista, che pensa soprattutto a curare quello che è il proprio mondo, il proprio piccolo articello, e che venendo a contatto con questo ragazzo si confronta, vede un altro mondo e capisce quanto chi è diverso da noi sotto tutti i punti di vista ha allo stesso tempo un punto diverso, un punto di vista diverso sulla vita e sul mondo rispetto a quello che abbiamo noi. Quindi vi invito a superare tutte le barriere che esistono nel nostro mondo, non soltanto, magari fossero soltanto le barriere architettoniche, ma sono barriere di diffidenza e di isolamento che purtroppo chi soffre di diverse disabilità vive. Ed è un libro che parla di errori. Chi nella vita non ha mai fatto un errore, anzi tutto il contrario, questo è un invito a non avere paura di farli gli errori. Certo, magari non li facciamo scientemente con la volontà proprio di sbagliare, ma è un invito a vivere la vita a 360 gradi, senza paura di sbagliare, perché anche l'errore è fonte di esperienza. Sono gli errori che ci aprono gli occhi, sono gli errori che determinano nel bene e nel male le persone che siamo. Qui di fronte avete l'esempio fisico di chi ha fatto tantissimi errori nella propria vita, ma gli errori poi aiutano a farci prendere le scelte che ci sembrano più giuste. E io penso di essere abbastanza contento delle scelte che ho fatto, ma quelle scelte di oggi non ci sarebbero mai state se non avessi vissuto l'altra parte della luna, se non avessi adottato, se non avessi operato delle scelte che in quel momento mi sembravano giuste, ma che poi purtroppo non si sono rivelate tali. E quindi l'ultimo tema, il tema più importante appunto, è quello delle scelte. Questo libro racconta il momento in cui maturano determinate scelte, il profilo personale, lavorativo, professionale e quant'altro, e quindi è un libro che è bello che venga presentato in una scuola, perché è un libro rivolto a chi oggi è alle prese con le prime scelte importanti della vita, e quindi con l'umiltà e dal basso di chi ha fatto, come vi dicevo prima, tantissimi errori, è un invito a non accettare la vita così com'è, così come ci viene sottoposta, così come ci viene raccontata o ci viene detto che debba essere vissuta. È un invito a non pensare che se una cosa va in un determinato modo, va così perché è destino che dovesse andare così. Non ci abbandoniamo a questo pensiero debole del fatto che vabbè, pazienza, evidentemente dovrà essere destino. Noi non dobbiamo concepire il destino nel senso greco del termine, cioè come un qualcosa nei confronti della quale l'uomo, l'essere umano, non si può opporre, ma quello che noi decidiamo di fare, magari non al 100%, ma al 95%, determina quello che è il nostro destino, determina quello che è il nostro futuro. E non ascoltate chi vi dice lascia perdere. Non ascoltate chi vi dice no, guarda, non è questa la strada, non ti imbarcare in situazioni che sono più grandi di te, lascia perdere, figurati se. Perché chi vi dice di lasciar perdere
ha paura che voi in quel campo della vostra vita, seguendo le vostre passioni, i vostri sogni, i vostri desideri, ce la possiate fare. Ecco, chi vi dice di lasciar perdere, in quel momento capisce che voi ce la potete fare. Quindi è un invito a essere il più possibile ambiziosi e non accettare le condizioni di vita che abbiamo trovato. Quindi questo è forse il messaggio più grande, più importante che si vuole lanciare in questo libro. Ho cercato di farlo, minaccio, come dice il mio autore, di continuare a magari pubblicare qualche altro libro compatibilmente con i tempi lavorativi di una città che ci occupa davvero tanto in termini di tempo, di passione, di attenzione, però quando c'è la volontà anche di raccontare qualcosa senza la paura di essere banali, ma con la volontà di, insomma, di lanciare un messaggio per quello che è possibile, continueremo a farlo. Grazie. Grazie. Diamo poi la possibilità ai ragazzi di preparare ovviamente delle domande. Io, sindaco, le auguro che la sua attività istituzionale la porti a dire lascio perdere, perché se la c'è, lei vuol dire che reagirà e farà altre opere. E se quest'opera, noi ce l'abbiamo qui su questo tavolo, possiamo anche consultarla per trarre, ecco, il meglio, e tanto di bello c'è in essa, e grazie anche all'editore. Che invito Francesco Arcidiano, ero sicuro di sbagliarlo, mi perdoni il microfono, perché ecco, anche in questi momenti di crisi, in questi momenti particolari, dove l'editore ovviamente non è affatto esente, anzi contatto, pubblicare un libro è una scelta coraggiosa, però penso che, visti i risultati, penso possa essere soddisfatto, e rimane la voglia forse di accompagnare ancora il nostro sito. Come quelle che abbiamo creato con la dottoressa Sudelli, per me è diventata una piacevole. Dicevo che è piacevole e facile fare questo mestiere nel momento in cui si creano delle sinergie come quelle che si sono instaurate con l'associazione diretta dalla dottoressa Sudelli, perché è diventata una piacevole consuetudine per la mia casa editrice, la Città del Sole Edizioni, venire a Catanzaro a presentare dei libri. Io vi ringrazio anche la scuola che ci ha ospitato e anche gli illustri relatori che hanno parlato del libro. A me piace sottolineare anche una circostanza che ha voluto che Italo Falcomatà, insieme al vostro sindaco Abramo, ponesse fine a una lunga serie di anni di inimicizie con la città di Catanzaro, passate su degli stupidi motivi di ordine campanilistico, e allora fu proprio Italo Falcomatà che con una visita istituzionale ruppe appunto questa situazione, creando appunto una nuova stagione di amicizia e di collaborazione con la città di Catanzaro. Questa secondo me è una cosa che è importante, che va sottolineata, il lavoro che noi stiamo portando avanti, insomma l'avete sottolineato tutti, in realtà in questo libro ci sono tutti quelli che sono gli ingredienti di un mestiere di sindaco virtuoso, no? Perché alla fine dimostra tutto il percorso che ha portato poi Giuseppe Falcomatà ad intraprendere questa bellissima avventura, perché ci sono dentro tutti i motivi, questo amore per la città, questo desiderio appunto di combattere contro le ingiustizie e contro le iniquità che si presentano nella vita di tutti i giorni. Tutto questo è condensato all'interno di questo libro. Io sono grato al mio sindaco, perché oltre, come ha detto lui, a essere il suo editore, sono anche il suo portavoce, sto condividendo con lui questa esperienza entusiasmante, e quindi insomma vi ringrazio per averci dato l'opportunità di parlare del libro in questa sede, e soprattutto di averci portato al cospetto dei ragazzi, perché vedete, purtroppo devo dire che non è facile vedere nelle presentazioni dei libri dei giovani. Io questa opportunità mi viene solamente quando ci sono delle associazioni che ci consentono di farlo, e all'interno di istituti scolastici. Io vorrei che il libro non fosse un oggetto sconosciuto e un oggetto, diciamo, lontano dalla vita quotidiana dei giovani. Bisogna veramente riscoprire, fare di tutto per riscoprire il libro, e in questo la scuola, anche la dottoressa Rizzo, in questo ha dimostrato, insomma, di volerlo fare, a tanti altri presidi, e le scuole ci devono aiutare per portare i libri di nuovo nelle mani dei giovani. Grazie.
Grazie. Grazie, grazie a lei. Grazie dottore, per quello che fa. E consentitemi, io purtroppo ho un gran difetto, faccio quello che penso, ma ancora di più quello che sento. E sento in questo momento di farvi dedicare solo un applauso, perché sono poco più di 15 anni che io porto attività di comunicazione nelle scuole, ma vedere dei ragazzi così attenti, dei ragazzi così educati, dei ragazzi così, voglio dire, portatori, al di là del silenzio, portano speranza, a me danno tanta speranza e tanta gioia, quindi un applauso per voi. Io lo farei venire qui a vedere le eccellenze di questi giovani. Allora, andiamo avanti al nostro programma. Nel frattempo, ecco, avete tempo e modo di preparare qualche domanda, qualche intervento per il nostro autore. Io vorrei che Marco Marchese mi raggiungesse, perché questo viaggio che stiamo facendo attraverso questo libro, che offre tanti e tanti spunti, vorrei ritornare, seppur per un paio di minuti, al tema della disabilità, perché vedete, io penso che siano due le azioni che noi dobbiamo sempre tenere presenti per questo ambito. Allora, uno è quello di cui ci parlerà anche il dottor Marchese, che chiaramente in qualità di responsabile dell'osservatorio pari opportunità ci parlerà appunto anche degli aspetti giuridici legali, ma l'altro non dimentichiamoci, cioè, è questa corresponsabilità che abbiamo tutti noi e che sicuramente deve abbattere i muri dell'indifferenza, del pregiudizio, che sono le cose che forse fanno più male a chi vive queste situazioni. Prego. Grazie a tutti voi, e un ringraziamento particolare a Giuseppe Marco Matà per averci offerto tutti questi spunti ricchissimi di riflessione. Io mi soffermo un po' più specificamente sul discorso disabilità. Qui a Catanzaro mi occupo di pari opportunità, reggo l'Osservatorio sulla politica di genere e pari opportunità, che è un po' una trade union fra l'associazione dedicata ai certi diritti e la Camera del Lavoro di Catanzaro, la CGL della città. Riflettendo, io non scenderò nei particolari del libro, perché non voglio togliere a nessuno chiaramente il piacere di leggerlo, anzi, il filo conduttore del libro attraversa un tratto di vita, un periodo di vita particolarmente sfortunato di Emma, che comunque si deve prendere cura di questo figlio disabile, Samuele. Questo chiaramente attraverso la storia, di cui, ripeto, non svelerò, ci fa capire, ci fa vedere quali sono tutte le vicissitudini che deve attraversare una famiglia che deve prendersi cura un bambino di una bambina disabile, quelle che sono, diciamo, tutta una serie di difficoltà. Il libro ne affronta solo una parte, poi ce ne stanno tantissime altre, voglio dire, solo una parte ne affronta, cioè quelle sono indicibili, per cui tutto questo passa attraverso l'assistenza scolastica, cioè vale a dire quella persona che aiuta la persona disabile a studiare durante le ore di scuola. Passa attraverso, non lo so, il pulmino, che deve essere adatto per accompagnare questa persona a scuola e riportarla nuovamente a casa. Passa attraverso la mensa scolastica, che spesso non c'è. Passa attraverso il sussidio, mi sono espresso male, la borsa di studio, che deve garantire un futuro a queste persone che è più oneroso rispetto alle persone che non patiscono i problemi della disabilità. Ed è per questo che ci sono queste, che esistono e che servono e sono utili queste borse di studio. Tutti questi diritti spesso, diciamo volentieri, non volentieri, spessissimo sono negati, ma sono negati sempre e comunque per un'unica ragione: i motivi economici. Adesso, noi in Italia abbiamo sulle persone disabili un impianto normativo che è minimamente decente. Io non arrivo purtroppo al buono conoscendo, voglio dire, legislazione di altri paesi che comunque sono abituati ad applicare quello che
tuttavia il nostro paese ha una legislazione minimamente decente di supporto alle persone disabili perché hanno bisogno di aiuti e di attenzioni particolari, in un quadro non di pietismo ma in un quadro dove di pari opportunità, cioè di dare la possibilità a queste persone di crescere, svilupparsi, vivere la propria vita senza privarsi delle opportunità che hanno tutte le altre persone che non patiscono una disabilità. Allora, Emma, a mio avviso, avrebbe bisogno non di un assistente, ma ne avrebbe bisogno almeno di 2,5. Perché di 2,5? Se il mio, chiedo scusa. Sì, il mio. E perché Emma avrebbe bisogno di 2,5 assistenti? E quando a un certo punto, per motivi di bilancio, l'amministrazione comunale non gliene offre neanche uno. Ne ha bisogno di 2,5 perché, vedete, le esigenze delle persone disabili sono talmente tali che alcune volte non si riescono ad immaginare. Il primo assistente di cui ha bisogno Samuele è quello che lo accompagna durante le ore scolastiche. Poi avrebbe bisogno di un altro assistente per comunque aiutarlo a studiare, ad elaborare le lezioni scolastiche. Poi avrebbe bisogno di un altro, almeno di un altro mezzo assistente, per dare la possibilità ad Emma, la mamma, di vivere minimamente una vita. Perché vedete, nelle famiglie dove ci sono delle persone disabili non si vive più come si vive in una persona dove tutti sono abituati a fare le proprie cose spontaneamente, non affrontano, che ne so, i problemi delle barriere architettoniche dentro la propria casa, i problemi delle barriere architettoniche come si esce dalla propria casa per andare a scuola, per fare qualsiasi tipo di attività, anche quelle più banali come venire qui al parco e passeggiare. Allora, e concludo, i motivi che vengono addotti per negare diritti che sono sanciti addirittura nella Carta Costituzionale a scendere da tutta una serie di leggi, che non vado a citare in questo momento, sono problemi di natura economica. Allora, i problemi di natura economica, proprio in questi giorni, no? Si fa un gran parlare di quell'operazione della Banca Centrale Europea. Ora faccio per un minuto un ragionamento che sembra completamente avulso di quello di cui stiamo trattando, ma che sono legato a doppia mandata. La Banca Centrale Europea in questi giorni avvia il famoso quantitative easing, come diavolo si pronuncia. Insomma, quella cosa che sentiamo parlare tutti i giorni in televisione, che è un'operazione molto più che finanziaria, che servirebbe da stimolo all'economia attraverso tutta una serie di manovre che non vi sto a raccontare, che dovrebbero portare in modo indiretto e poi ancora in modo indiretto delle risorse soprattutto agli enti pubblici. Enti pubblici che poi dopo devono spendere queste risorse in una determinata maniera. Vedete, questa operazione avrà degli effetti fra 2, 3, 4, 5 anni. Emma e Samuele non ce l'hanno questo tempo. Purtroppo non ce l'hanno questo tempo. Perché il loro vivere quotidiano, cioè i loro problemi, Emma e Samuele, come altre centinaia di migliaia di famiglie italiane, il problema ce l'hanno ora, ce l'hanno adesso. E se voi pensate che in tutta la manovra della Banca Centrale Europea basterebbe una frase per cambiare tutto e rendere quelle risorse senza impelagarci, voglio dire, nei trattati internazionali, nei problemi dell'Unione Europea, nei problemi, voglio dire, interistituzionali, basterebbe in questa norma semplicemente una frase, cioè vale a dire i titoli di Stato della Banca Centrale Europea ci dovrebbero essere scritte su, siccome sono delle emissioni di debito pubblico vincolate a determinati progetti, basterebbe che su queste emissioni ci scrivessero, e la Banca Centrale Europea li acquisterebbe, data di restituzione mai, mai. Con data di restituzione mai, questa semplice frase, allora si libererebbero soltanto per l'Italia qualcosa come 80 miliardi di euro all'anno, che sono gli interessi che noi paghiamo ad un sistema finanziario che ha trasformato la nostra società, che con i cicli finanziari ciclicamente lo arricchisce, lo impoverisce, e i problemi vengono quando praticamente c'è il ciclo povero, la crisi economica che stiamo vivendo adesso. Allora, che cosa mi spinge, cioè qual è la parte che ho apprezzato di più nel libro di Giuseppe Falcomatà? È un po' anche lo sprone, no? A ragionarci su queste cose e a dire facciamo qualcosa. Allora, qualcosa
ognuno di noi lo può fare. Io sono fermamente e intimamente convinto da tantissimi anni che se in Italia ci fossero 100.000 giovani, non meno giovani, donne, uomini, questo non ha importanza, abili, disabili, quello che vogliamo, 100.000 persone che davvero avessero in mente di cambiare le cose e soprattutto con le idee chiare su dove andare a mettere le mani, no? Questo passa, l'invito che posso fare, diciamo, attraverso lo studio, la conoscenza di alcune cose e poi dopo soprattutto la forza di far camminare delle idee nuove per una società veramente inclusiva e di pari opportunità sulle gambe che necessitano e che adesso ce ne sono troppo poche per far fare il salto di qualità a questa società profondamente ingiusta. Grazie. Grazie. Questo certamente se aggiungiamo una partecipazione attiva di ogni singolo cittadino, penso che il risultato sia più vicino. Allora, ragazzi, siete pronti con le domande? Fate voi un'idea più o meno per alzata di mano quanto ce ne sono? Beh, penso che ce ne sono qui, siete come oggi. Allora, facciamo una cosa, chiamiamo a intervenire, ora qua mi gioco la faccia io, quando Francesco Bagnato non mi sta guardando, gioco la faccia perché dico che i giovani abbiamo anche il senso del tempo. Per cui che in 45 secondi, facciamo un minuto massimo, un intervento che ritengo importante e lo voglio anche sfruttare questo intervento perché Francesco è uno studente universitario, quindi oggi abbiamo due mondi anche insieme, per cui vieni Francesco, e ecco, utilizzo proprio lui per iniziare questo giro di danze che chiaramente poi dedicheremo all'autore del libro e ne approfitto Francesco solo per dire che qualcuno di noi abbiamo già visto, era arrivato in sala il professor Arturo Puglia, presidente della Fondazione Università Magna Grecia di Catanzaro, è dovuto andar via, ma poi il dottore Penavoli sicuramente ci dirà anche qualcosa su questo coinvolgimento dell'università. A te Francesco, il microfono per questi 45 secondi. Prego. Grazie mille, allora inizio subito facendo un saluto comune senza elencare. Io ho apprezzato tantissimo il suo libro. Sarà che sono nel cambio generazionale, in quel senso vado per i 30 e siccome ci sembra un lustro esatto come età anagrafica, è un libro che vale la pena di leggere perché io faccio, premetto, faccio movimentismo politico universitario in generale studentesca da quando ero un ragazzino, 16 anni, 17 anni, 6 volte al liceo, andavo al liceo scientifico. Adesso attualmente credo che si debba cambiare qualcosa, sono rimasto qui e ho visto che lei è andato a studiare a Bologna e poi è ritornato, però comunque c'è stata sempre questa sorta di legame che non è mai sparito, che è sempre rimasto forte, che oggi la forma ovviamente sedere sullo scranno più alto del comune di Reggio Calabria. Io credo fortemente che la leva dobbiamo essere noi, non passo molti anni io a voi, ma cercherete di, non so quanti di voi leggeranno il libro alla fine, però se cercherete di trarre il meglio, è un libro che oltre a farvi divertire, perché sono anche divertenti i modi in cui viene trattata questa sorta di introspezione, perché ho riso più volte, leggendolo la mia pensata diceva, ma perché ridi? Allora leggevo ciò che stavo vedendo e si metteva a ridere dicendo che fosse simpatico il modo in cui lei trattava insomma i suoi pensieri che però lasciava scappare via. Credo nell'opportunità che attualmente l'Italia, forse le amministrazioni comunali sono la parte più importante perché non si deve perdere la base. Io e lei proveniamo da due fronte politiche, diciamo così, che non sono uguali, però credo che per fare una buona politica non serva un colore politico, serva semplicemente un po' di buonsenso e capire che se si arriva in determinati ambiti e si ha l'opportunità, in questo caso lei sta dall'altra parte, perché nel libro si legge che ha subito l'impotenza di doversi impedire, ecco, purtroppo è così, non sono soldi, è finita. Doverlo dire a una mamma che comunque ha un bambino disabile dentro, che dice datemi solo uno strumento, non dico che devo avere la compassione, devo avere i soldi, voglio avere gli strumenti per poter far vivere il mio figlio come gli altri, questo mi ha colpito tanto perché io non vedere che adesso si materializza un'opportunità che non so quanto sia stata cercata, credo che l'abbia cercata tanto,
Quindi le faccio una domanda e chiudo, senza entrare nel merito del libro, avrei parlato una giornata di questo libro per quanto mi è piaciuto, lo dico ovviamente senza ragione, insomma non devo assolutamente accattivarmi le simpatie dell'avvocato Falcomandano, ma lo dico perché è veramente una penna che merita l'opportunità di spenderci anche un solo giorno, perché ho scritto un giorno intero, perché poi man mano che vai avanti puoi divorare e vedere come va a finire. Lei adesso che è sindaco, che cosa farà per dar seguito a tutto ciò che voleva fare all'interno del libro, che avrebbe voluto fare, ma che in quel momento le mani legate non ha potuto fare? Grazie. Grazie a te, Francesco. Sei d'accordo? Raccogliamo 4-5 domande e poi diamo. Va bene. Allora, Domenico, se passi gentilmente il microfono, iniziamo da quel lato. Comunque complimenti, quello di cavalleria ho fatto prima, un complimento alla quello di cavalleria, ci siamo incrociati, prima gli uomini e poi le donne, va bene, ormai dai. Guido, io sono prima di tutto, mi presento, sono almeno un ragazzo cristiano, leggendo il suo libro mi ha colpito molto la parte in cui lei parla del suo padre, perché ha finito da duro o verso il mio padre. Lei se non ci fosse stato il suo padre avrebbe raggiunto lo stesso punto di successo o come ti chiami? Amen. Grazie. Passiamo a un tuo collega per c'è un'altra domanda. Io dico accoglie, integra, fare degli scambi che sono utili a noi e a loro, quindi un'altra grande missione. Prego, allora io mi chiamo Mohammed, sono un ragazzo egiziano. Allora, io ho letto il suo libro, ma la frase che mi ha colpito di più è stata la pagina 19, quando l'operaio stava dirigendo la ringhiera. Lei dice che lui contribuiva a migliorare la zona dove abitava. Voglio dire che anche io mi sento in questa situazione, perché praticamente sono venuto qui appunto per studiare, per poter migliorare un domani il mio paese, come faceva lui. Grazie a voi. Grazie. Il tuo nome? Andiamo all'ultima di questa tornata, va bene? Non ti spaventare. Vai. A pagina c'è un libro, ho letto che Elmo ha affermato che la bellezza sta negli occhi di chi guarda. Siccome nel nostro cervello esistono concetti astratti di bellezza che ognuno vede e interpreta in modo diverso, secondo lei questo concetto di bellezza come viene interpretato nel nostro mondo oggi? Il tuo nome? Irene. Allora, fermiamoci qui, così abbiamo la possibilità all'autore di rispondere. No, telefono, perché poi ci sono altre domande, e quindi poi, finito questo primo giro, andiamo un altro. Allora, Giuseppe, le consegno Francesco, Amen, Juan, Fortunato e Irene. Intanto grazie, perché credo che tutti i cinque abbiate letto il libro, non lo aspettavo, e vi ringrazio di questo. Sì, infatti sì, molto puntuale. Francesco, cosa farà ora che è sindaco rispetto a quelle impossibilità che veniva manifestata nel libro? Beh, qui ci sarebbe da aprire un'ulteriore discussione in qualche ora, però cerco di essere sintetico al 100%. La situazione di Reggio è molto particolare per tante situazioni, insomma, che si sono succedute un po' negli anni, che noi sapevamo di dover affrontare, non sapevamo naturalmente quello che
stiamo vedendo aprendo i tanti castelli che erano rimasti chiusi dell'amministrazione, quindi già da una situazione difficile di per sé se ne aggiungono di ulteriori che stiamo scoprendo man mano a mano. Quello che cerchiamo di fare, ma davvero in maniera scrupolosa, è ripartire dalle piccole cose e garantire quello che in città, a Reggio Calabria, ancora manca, ovvero la normalità. Che si parli di servizi sociali, Marco Marchese lo accennava prima, e a proposito di isolamento e solitudine, noi ad esempio ad oggi ancora non abbiamo gli autobus dotati di scivolo per le carrozzine, cosa che dovrebbe essere normale, in realtà normale non è. Non c'è un servizio efficiente che possa garantire l'espletamento dei servizi pubblici essenziali, dalla manutenzione delle strade alla manutenzione del verde pubblico, la potatura degli alberi, finanche la potatura degli alberi è un'impresa eccezionale, però ripartire da quello significa ripartire dalle cose non solo più visibili, ma quelle cose che, come dire, sono risolvono i piccoli problemi quotidiani. E la città non chiede nient'altro che questo, risolvere il quotidiano, cosa che ad oggi non riusciamo a fare al 100%, ma abbiamo deciso di ripartire da questo. Naturalmente è chiaro che una macchina ferma da diverso tempo non può ripartire subito con la quarta, bisogna accendere il quarto, vedere se le luci funzionano, mettere la prima e piano piano ripartire. Questa è la situazione attuale, senza dimenticarci naturalmente delle sfide del futuro. Anche questo è collegato al libro. Le sfide del futuro sono quelle della programmazione. Non si può risolvere tutto in 3 mesi, anche se devo dirvi che mi sembrano 3 anni, non sono 3 mesi per l'intensità dell'attività, però le sfide del futuro sono quelle delle città metropolitane, della programmazione europea dei fondi 2014-2020, del rilancio di quelle che sono le risorse naturali della nostra terra che devono fare ricca la nostra terra. Penso ad esempio al bergamotto, un frutto che cresce solo nella provincia di Reggio Calabria, la cui etimologia, il cui significato è proprio il frutto del Signore, proprio a garantire la specificità del posto in cui cresce, che oggi invece vede tutte le sue coltivazioni abbandonate, in alcuni casi proprio diventate quasi discariche a cielo aperto. Ripartire da qui, ripartire da questa ricchezza che viene utilizzata non soltanto per gli scopi di profumeria. Qualche anno fa hanno provato a isolare l'essenza del bergamotto, l'hanno utilizzata per un po', hanno capito che non è la stessa cosa del frutto vero e proprio, ma viene utilizzata anche per scopi medicinali. Alcune problematiche come il colesterolo vengono curate attraverso medicinali che hanno al loro interno delle parti di bergamotto. Ripartire da questo significa darci anche un po' la prospettiva più ampia, la prospettiva del futuro, oltre alla risoluzione dei problemi ordinari che, seppur con tanta fatica, stiamo cercando di risolvere. Caro Netto mi ha fatto una domanda molto difficile, alla quale non so che tipo di risposta dare. È del tutto evidente che nel percorso politico più che professionale c'è l'idea di continuare qualcosa che di fatto è stato lasciato a metà. In un libro, non ricordo quale, c'è scritto: non ti è imposto di completare l'opera, ma non sei libero di sottrartene. Questo è un controsenso, però, che rende molto l'idea di quello che rappresenta anche la scelta di intraprendere un percorso politico, che ha in sé naturalmente una passione di base. Se non ci fosse la passione a rimanere nella propria città dopo essere stato via, perché anche partire per ritornare è una scelta ben precisa, se non ci fosse stata questa passione di base probabilmente avrei fatto altro nella vita. Però anche l'idea romantica che c'è stato un percorso che è stato interrotto per 15 anni, che ora con quei valori, con quell'idea di città e di politica si vuole portare avanti, questo naturalmente è fondamentale, però con una consapevolezza che vorrei che tu percepissi, perché anche tu hai vissuto più o meno le stesse cose, senza voler essere l'imitazione di nessuno. Cioè, ognuno di noi
e se stesso con le sue debolezze, ma anche con i suoi punti di disavori, con le sue particolarità. Noi dobbiamo recepire quelli che sono stati gli insegnamenti maggiori, però sempre rimanendo noi stessi, non tradendo le nostre attitudini, che non necessariamente devono essere le stesse che hanno avuto i nostri genitori o ci hanno detto di dover fare, quello che dicevo prima all'inizio. E quindi l'episodio anche della ringhiera, caro Mohamed, si ricollega proprio in questo, al voler bene al posto in cui si vive, e a non fare le cose per il semplice fatto che debbano essere fatte, ma perché si ha cura, si vuole bene al posto in cui si sta. Lo diciamo spesso, che si faccia qualsiasi lavoro noi facciamo, qualsiasi professione noi facciamo, qualsiasi mestiere che noi facciamo, non può essere un semplice susseguirsi di atti burocratici, saremmo soltanto delle macchine se così fosse, ma farlo bene significa metterci del nostro, significa metterci quella passione che deriva dal fare quello che ci piace fare. Se noi facciamo un lavoro, ma lo facciamo perché ci piace, non ci pesano neanche le 15, 16, 17 ore che ci dedichiamo senza limiti di tempo, senza limiti di orario, trascurando famiglia, moglie, fidanzate, amici e tutto il resto, però a fine giornata, ripercorrendo quello che fa dalle 7 di mattina fino a quando chiudi i battenti, dici: beh, dai, anche oggi un punticino in più, un piccolo problema minuscolo lo abbiamo risolto, qualche cosa in più l'abbiamo programmata, quindi siamo soddisfatti, anche la fatica fisica si sente molto meno. Protagonista e autore, caro Fortunato, coincidono in molti tratti. Perché la scelta del romanzo? Perché il romanzo ti consente di aggiungere degli elementi di finzione, cioè di romanzare delle cose che magari sono effettivamente accadute, ma tu ci metti dentro qualche cosa in più per colorirlo, per fare filare meglio la storia, e poi invece ci sono delle parti che vivono nella testa dell'autore, che vengono raccontate come se fossero effettivamente accadute, ma in realtà non lo sono. Quindi ognuno di noi scrive anche per se stesso, e scrivere significa avere il coraggio di buttare su carta, su computer, emozioni, problemi, di mettersi a nudo di fatto a tutti gli effetti. Non lo facciamo mai soltanto per noi stessi. Da quando esisteranno i diari segreti, il diario lo si scrive perché prima o poi magari hai la speranza che qualcuno quelle cose le legga, ce lo possiamo dire. E oggi, in maniera un po' più, tra virgolette, aggiornata, tutto quello che noi decidiamo di mettere all'esterno attraverso un post su Facebook, attraverso un WhatsApp, un messaggio, nel mio caso, nel mio piccolo, attraverso la scrittura di un libro, c'è chi esterna le proprie emozioni con la pittura, scrivendo canzoni, recitando, con la musica, insomma ci sono tanti modi, non lo fa mai soltanto per se stesso, ma lo fa perché ha voglia o vorrebbe o ha la speranza che qualcuno, proprio la persona alla quale questi messaggi sono diretti, chissà, magari in qualche modo o in qualche momento, prima o poi, li leggerà. Irene, la bellezza sta negli occhi di chi guarda, è riferito a una particolare situazione, ovvero al momento in cui il protagonista capisce tutto quello che è successo. E significa proprio questo, che ognuno di noi ha un suo punto di vista. La bellezza non va intesa soltanto nel senso classico del termine, quindi nel senso di vero e di bello oggettivo, ma va intesa in varie sfaccettature. In quel caso è riferita al fatto che chi doveva avere cura di un settore come quello dei servizi sociali importanti in qualsiasi città, in qualsiasi comune, ha deciso di destinare quelle somme vincolate a qualcos'altro che di fatto non incarnava quello spirito di bellezza che deve, e quindi di sincerità, di spontaneità, di trasparenza, intesa in questo senso, che deve contraddistinguere le nostre, che dovrebbe contraddistinguere tutte le pubbliche amministrazioni. Poi è chiaro che c'è anche un altro significato che è ricollegato anche all'episodio
che raccontavamo Anna della Via Marina, e c'è una riscoperta invece della bellezza come senso estetico. Ed è una cosa nella quale noi anche come amministrazione, caro Francesco, stiamo cercando di fare. Purtroppo viviamo tempi di assuefazione al brutto, che va dalle facciate confine dei palazzi, ai muri intrattati, al verde non curato, e quindi educare alla bellezza significa prima di tutto riconoscerla e riscoprire quello che nel caso della nostra città, ma come di tanti altri posti, è un patrimonio storico, artistico, culturale, botanico, architettonico e archeologico, che va riscoperto e che invece oggi ci sembra quasi passare inosservato perché siamo abituati al brutto. E se ci abituiamo al brutto, inteso anche non soltanto dal punto di vista estetico, ma come cose brutte che accadono nel mondo, allora diventa tutto normale, quando in realtà normale non è. Allora, andiamo avanti con le altre domande, se ci sono. Domenico, mi fa arrivare il microfono. Un attimo solo, così. Allora, ti prego. Sono Giulia. Lei, nel suo libro... Giulia. Lei ha scritto che non bisogna essere ossessionati dagli errori. No, Mario. Non bisogna essere ossessionati dagli errori. Molto spesso io sono ossessionata e volevo chiedere come si fa a uscire da questa situazione e soprattutto dove si trova la forza. Ok, andiamo avanti, chi c'è oltre Giulia? Buongiorno, io sono Alessia, ho letto nel suo libro che parla che spesso noi teniamo legate a noi persone delle quali non ci interessa nulla, solo per pure semplice egoismo, per paura che loro siano felici senza di noi. Ha scritto questo perché è successo a lei o per pure semplice bellezza del libro? Dopo Alessia, vedo l'editore compiaciuto. Buongiorno, io sono Anna. Io sono come consulente editore. Non è male questo. Sei? Anna. Vai. Lei nel suo libro ha detto che ha parlato di suo padre, non le lascia le ricchezze, ma le lascia i libri. Che le lascia i libri. E dice che la chiave del futuro sta nel sapere. Perché oggi noi ragazzi non seguiamo questo pensiero? Tante volte. Buongiorno, sono Catria. Io Caterina? Sono Catria. Ah, Catria. Scusa che io. Io come una ragazza egiziana che viene da un'altra cultura, un'altra religione anche, ma credo molto in questa cosa che lei ha scritto alla fine della pagina 26, quando ha scritto che se abbiamo un problema dobbiamo dire al problema che abbiamo un Dio che è più grande di quanto esse sia. Vorrei sapere se lei ha scritto questo perché è una persona credente o perché per la bellezza del romanzo. Grazie. Grazie a te, Cari. Ce n'è un altro, mi pare? Torniamo a compensare un po' di loro, sono Antonio. Lei nel suo romanzo ha parlato di un certo Mimmo che ha dei valori ben precisi. È una persona che viene da un altro tipo di mondo dove le persone sono pronte a morire per degli ideali. Secondo lei è possibile riavere questo tipo di mondo? Grazie anche ad Antonio. Abbiamo concluso? Vedo una mano alzata. Ok, la signorina. E poi buongiorno, sono Filomena, volevo chiederle se Filomena. Nel romanzo si parla dell'incontro tra il protagonista e Emma dopo tanti anni. Secondo lei era destino o è stato solo un caso? Lei crede nel destino? C'è qualcun altro? Buongiorno, mi chiamo Luan. Mi chiami? Luan, sono Giuseppe. Sì. Giuro, non l'ho capito. Leggendo sul libro si parla del successo che l'avvocato ottiene, che lei è convinto che
diciamo in inglese. No, sì, lei è convinto che si combatte contro l'ingiustizia, che c'è sempre, perché io purtroppo non ci credo. Abbiamo... Ok, va bene, un'altra cosa. Buongiorno, sono Barbara. Lei ha detto che la cosa peggiore del rapporto personale è il silenzio. Purtroppo oggi noi non dialoghiamo molto. Lei cosa pensa, cosa potremmo fare per dialogare questi rapporti? Bene, allora, facciamo tornare il microfono, facciamo intervenire il pubblicitario, che visto l'insegnante completo. Secondo me, tempi a poco servono le batterie, se le prepariamo, se non le piedi con il microfono. Gliene consegno ben 8. Vale. Io continuo a farvi i complimenti perché davvero state toccando parte del libro che pensavo a me. Io le butto lì le cose che penso che faccio dire ai miei protagonisti, ma magari non passeranno inosservati, comunque saranno salutati con un semplice giro di pagine, invece non con piacere, ma fino a un certo punto, perché sono domande difficili, e questo non avviene. Giulia, gli errori, lo abbiamo detto prima, uno si deve liberare dall'ossessione di fare gli errori. Certo, se per errore si intende buttarsi in una montagna e pensare di non farsi del male, allora lì sei tu testatura che vai a affrontare una cosa che lo sai già da prima che è un errore, no? Invece mi è stato insegnato che è sempre meglio avere un rimorso che un rimpianto. Se c'è un rimorso, tu hai fatto una scelta, hai intrapreso una strada e poi dici probabilmente non lo dovevo fare. Se c'è il rimpianto non saprai mai come sarebbe andata a finire. Quindi quello che dicevo anche all'inizio, liberatevi dagli errori, anche perché avete davanti la persona che forse ha fatto più errori che cose giuste nella sua vita, ma davvero quello che è il mio percorso oggi non sarebbe stato così se io non mi fossi fermato sul ciglio di quel burrone, come scritto anche nel libro, e dire per un attimo. Impariamo da quelli che sono stati i nostri errori. Quindi lo ripeto, fatene il più possibile, magari senza essere coscienti al 100% che errori sono, perché poi non ci lamentiamo neanche che ci siamo fatti del male, ma se per errori si intendono le esperienze, allora ben vengano. Tu c'hai quanti anni? C'hai una vita per fare errori. Alessia. L'egoismo di tenere legate le persone a noi per il semplice fatto dove avessi. Sì, quello è un episodio che effettivamente è accaduto, però quello è un altro errore. Però nel momento in cui tu tieni legate le persone a te per il semplice spirito egoistico, soltanto dopo ti puoi accorgere che lo facevi per questo, quando magari incontri una persona che ti fa capire il contrario, perché stimola delle emozioni e dei sentimenti tuoi. È un po' la paura di rimanere soli, sai che con quella persona probabilmente non condividerai mai più nulla, perché ci avete provato, invece è andata male, siete troppo diversi, avete delle priorità troppo diverse, distinte e distanti tra di voi. Succede nelle storie d'amore, succede con il proprio partner, succede anche per un percorso di studi che si fa, però magari la paura di rimanere soli ci dice: ma forse in realtà lui, lei è la persona giusta, in fin dei conti mi vuole bene, in fin dei conti non mi ha mai mancato di rispetto, so che c'è, quindi lo tengo in un angolino. Però poi mettendosi dal lato di chi è stato tenuto in un angolino, viene tirato fuori soltanto quando abbiamo delle difficoltà, quando ci sentiamo soli, probabilmente non è la soluzione migliore. Quindi voler bene a qualcuno significa anche lasciarlo andare. Quindi lasciarlo andare. Anna, allora, anche
episodio è un episodio di vita vissuta, non è assolutamente romanzato, non c'è una parte finta, quello è una cosa bellissima, perché farsi dire guarda io non ti lascio nulla, non ti lascio uno studio avviato, non ti lascio proprietà immobiliari da amministrare e quindi vivere con l'affitto, con il canone di locazione di quelle proprietà, non ti lascio un'industria, non ti lascio un'azienda, che ti lascio questi, e si fa riferimento ai libri che ci sono dietro. Questo non l'ho capito neanche subito quando mi è stato detto, perché poi magari ti confronti con altre persone che tra virgolette un loro salvagente ce l'hanno in termini di futuro, in termini di prospettive economiche, in termini di tranquillità nell'affrontare determinate scelte come il lavoro, il matrimonio, la professione eccetera. Però in un mondo come quello che noi vogliamo costruire, ma che non è così oggi, nel quale purtroppo va avanti chi conosce qualcuno e non chi conosce qualcosa, l'unica chiave è quella della conoscenza, ma davvero non ne trovo altre che i modelli anche e soprattutto mediatici ci dicano dell'altro, ci dicano che il successo può arrivare presto. In effetti è vero, ma così come arriva presto, allo stesso tempo va via e noi rimaniamo con un pugno di mosche in mano. Quindi quando si dice continuare a coltivare la conoscenza, perché magari poi le nostre soddisfazioni arrivano, ma arrivano in un momento successivo, arrivano perché no, con più fatica, ma questo tipo di fatica poi si gusta in maniera doppia. Quindi continuate in questo percorso che non è necessariamente dello studio ossessivo dei libri, però è attraverso lo studio, è attraverso la formazione, è attraverso la conoscenza che si possono affrontare le sfide e si possono affrontare le persone che noi abbiamo di fronte, anche se sono più grandi di noi. Se tu conosci un argomento, se tu in un confronto conosci la situazione di cui si sta parlando, allora può arrivare il professore della migliore università del mondo che tu lo affronti guardandolo negli occhi senza nessun timore reverenziale, senza che lui ti guardi dall'alto della sua conoscenza, perché anche tu sei padrone di quell'argomento. Quindi in questo tipo di rapporti, soprattutto nei rapporti lavorativi, ve lo dice chi molto spesso è il più piccolo anagraficamente all'interno di un tavolo istituzionale, di un confronto, insomma di un dibattito o all'interno di un'aula di tribunale, lì le differenze anagrafiche si annullano, ma si possono annullare soltanto se vi confrontate sul piano della conoscenza. Quella ti abbatte tutte le diffidenze sull'età, diffidenze sul fatto di essere piccoli bamboccioni, come si dice a Reggio, di essere figlioli, quindi piccoli nel senso però brutto del termine, quindi di essere non capaci di avere la maturità di affrontare determinate sfide. E questo a me lo hanno detto molte volte, soprattutto quando ho deciso con una lucida follia di candidarmi alle primarie prima e a sindaco dopo, però poi nel dibattito e nel confronto il figliolo, se è supportato da uno studio, un lavoro, da una conoscenza del territorio anche che si ha, allora tutti gli altri stimoli vengono meno. Quindi bisogna dimostrare di sapere quello che si sta facendo e quello di cui si sta parlando. Crede nel destino? No, scusate, no, Antonio, prima c'è, no, neanche, c'è Catri, sì. Sì, anche quello è un episodio che è successo realmente, che è di una persona che a me è molto vicino, un mio caro amico, nel libro si chiama in un altro modo, che è Gabriele, mi pare che ti dice questa cosa, non preoccuparti se è un problema, perché il Signore è più grande del problema che tu stai affrontando. Io sono una persona credente, naturalmente, è chiaro che in alcuni momenti della vita sapere che probabilmente non siamo soli, e per non essere soli non parlo soltanto di chi ha una religione, ma una religione cattolica, ma non essere soli anche sotto gli altri punti di vista e sotto il profilo del credere ognuno nel proprio Dio e nei propri ideali, essere accompagnati da qualcuno ci fa effettivamente sentire meno soli, e perché no, credere in una
sorta di giustizia o di disegno che possa essere divino o altro, in un certo senso ci è di conforto. Fermo restando, mi ricollego però in questo caso a Filomena, Antonio, poi lo riprendiamo, che comunque Filomena? Sì, il destino, sì, ci credo, quello è stato un incontro fortuito, naturalmente, però poteva finire lì. È chiaro che quello che è successo dopo è stato determinato dalla volontà di entrambi di procedere in un percorso comune. Quindi probabilmente c'è stata una causa scatenante, un colpo di fortuna, un incontro fortuito, chiamiamolo anche destino, che è all'origine, ma tutto quello che succede dopo succede perché entrambi i protagonisti hanno la volontà di farlo succedere. Come dicevo all'inizio, probabilmente non determiniamo al 100% quello che è il nostro destino, ma al 95% sì. Ecco, io credo che quel 5% sia da riconoscere nell'incontro fortuito, tutto il resto è stato scientemente voluto dai protagonisti, sia per quanto riguarda l'attività, diciamo, inerente al problema che ha Emma, sia per quegli aspetti un po' più leggeri che riguardano la loro vita privata. Antonio, eccoti qua. Guarda, ti ringrazio perché Mimmo è un personaggio che ancora esiste e che davvero rappresenta un mondo che purtroppo credo che non ci sia più. Non so quante persone oggi siano disposte, magari non dico a morire, ma a sacrificare la famiglia, a sacrificare gli affetti familiari per portare avanti un ideale. E credo che non esistano più non perché non ci siano persone pronte a farlo, ma perché probabilmente si sentono sole nell'affrontare questo tipo di sfida, sole nel avere dei compagni di viaggio che possano condividere il loro modo di pensare. Lui è un pezzo di mondo che ancora per fortuna esiste e è una persona dalla quale prendere esempio. Se ci sono degli esempi di vita ai quali fare riferimento, lui è uno di questi, perché è una persona molto umile, che non ha studiato, che faceva adesso attenzione l'usciere al CEDIR, il centro direzionale dove ci sono gli uffici del Comune di Reggio Calabria, ma è una persona che solo a guardarlo in faccia ti rendi conto delle fatiche che ha vissuto anche personalmente, perché insomma una situazione di disagio economico, una situazione di disagio familiare con dei figli che purtroppo sono caduti nel vortice della droga e della tossicodipendenza, ma una persona che nonostante questo, nonostante le ferite che ha ricevuto dalla vita, è rimasto fermo e rigido osservatore di quelli che sono i suoi ideali, che naturalmente fanno riferimento anche a un percorso, a una militanza politica, ma che sono ideali a cui dovremmo ispirarci tutti, ovvero quello dell'eguaglianza, quello della solidarietà nei confronti del prossimo, quello dell'inclusione sociale, quello del vivere e lavorare affinché ognuno possa migliorare la propria condizione e sociale attualmente esistente. E, insomma, oggi di questo tipo di persone purtroppo ce ne sono sempre di meno, ma credo che siano sempre un po' meglio, credo che ce ne siano. Purtroppo è più difficile che facciano rete tra di loro e questo è il problema del silenzio, Barbara. Come si combatte il silenzio? Spegnendo i telefonini intanto, forse, magari potrebbe essere una soluzione, perché purtroppo è così. Io per primo oggi affrontavo un viaggio in macchina, Antonella di Città del Sole Edizione, che salutiamo e ringraziamo, mi parlava, io ero scimmiato su WhatsApp a cercare di rispondere a un po' di persone, ecco, anche in un ambiente piccolo come quello di una macchina in cui il dialogo dovrebbe essere scontato, spontaneo, quindi conseguenza diretta del percorso che stai facendo, si dilevano dei momenti di silenzio. Però le parole sono importanti, molto spesso le utilizziamo a sproposito. Ora non vorrei essere banale, però io mi rendo conto che quando spengo il telefonino riesco a avere molta più attenzione, perché ci sono dei silenzi anche belli che ti
ti fanno capire cosa una persona vuol dire anche da un'espressione, anche guardando negli occhi, anche dalla smorfia, cosa che non ti puoi accorgere, della quale non ti puoi accorgere né al telefono né se stai guardando da un'altra parte. Quindi ben bene i silenzi, ma quando anche quel silenzio stia comunicando uno stato d'animo, una volontà di dirti qualche cosa. Molte persone basta guardare negli occhi per capire che cosa ti vogliono dire, però per alimentare la conversazione, ecco, mettere ogni tanto gli smartphone da parte non sarebbe male. Ci sono alcuni posti, alcuni ristoranti, alcune fattorie nei quali all'ingresso ti danno un cestino per mettere, per depositare il tuo telefono. Anzi, in alcuni posti del mondo si fa una sorta di scommessa: il primo che riprende il telefonino dopo averlo posato paga il conto per tutti. Quindi è chiaro che è un problema globale, con piccoli accorgimenti forse si può affrontare. Al One, combattere le ingiustizie si vince sempre? No, purtroppo. Dov'è? Vivremmo nel mondo perfetto e così non è, però un grande della storia diceva: chi combatte può perdere, chi non combatte va già perso. Velocissime domande, iniziamo una italiana e poi raggiungiamo anche il nostro amico. Vi prego di essere velocissimi, telegrafici. Vai. Mi presento, sono Daniele, sono uno studente universitario. Come mai sempre meno giovani si avvicinano alla politica? Cioè, come mai questo mondo si sta sempre riducendo a un mondo, è un mondo, diciamo, come posso dire, le generazioni passate, cioè più rivolto alle generazioni passate che ai giovani, cioè perché questa partecipazione meno attiva dei giovani? E poi un'altra domanda: come mai i disabili non interagiscono con questo mondo della politica? Cioè, come la politica si può avvicinare a loro? In che modo? Allora, abbiamo il microfono anche a il nostro amico, si presenta. Buongiorno. Buongiorno a tutti, io sono Gabriele, sono un infermiere. Io ho una domanda, la mia era soltanto una piccola parentesi in merito al mio trascorso come studente universitario. Io sono di origini calabresi, di Regine, precisamente di Locri, e volevo dire, in pratica, riprendomi e ricollegandomi alla sua frase iniziale, quando lei passa e vede il vecchino dipingere la ringhiera, non soltanto fare il proprio lavoro, quindi non soltanto finire al termine della giornata un lavoro che era stato imposto oppure tentato da qualcun altro di cui superiore a lei, ma lei ha osservato l'amore con cui questo pittore, naturalmente, oltre a fare il suo lavoro, anche cercava di abbellire la propria città. Con questo esempio voglio ricollegarmi al professore Ludovico Abbenapoli, nonché castellanologo, un mio professore universitario, anche al professore Arturo Vieri, che in questo caso non c'è, proprio per dire e per mettere in equivalenza la cosa che tante volte purtroppo uno fa il proprio lavoro, però non viene visto dall'aspetto professionale oppure sotto l'aspetto, cioè, dell'amore per il proprio lavoro. In questo caso ringrazio il professore qui presente, perché lui, oltre a vedere noi tutti studenti in particolarmente modo, oltre alla mia professionalità, anche la mia personalità. E ringrazio anche oggi di essere qui presente, perché sono infermiere presso una casa di cura che è Villa Serena, qui di Catanzaro. Dunque, essendo di Locri, purtroppo, o per fortuna per lavoro, mi trovo in questa grande città. Diciamo per fortuna in questi periodi. Grazie. Grazie a te. Chi è? Si faccia avanti. E lui? Buongiorno, mi chiamo leggendo il suo libro, lei nel suo libro parla del tempo e ci dice che lo dobbiamo vivere bene al momento, cioè lo lascia perdere questo tempo, e noi giovani non abbiamo questa consapevolezza. Secondo lei, come possiamo gustare e vivere al meglio questo tempo? Grazie. Tu sei? Giovanni. Avvicina il microfono, Giovanni. L'ultima pagina del suo libro, lei ha parlato di senso della vita,
e del meravigliarsi, cosa che noi oggigiorno nel mondo dei giovani non facciamo. Cosa ha suscitato in lei meraviglia, più di un'altra cosa? La ragazza di Don Giovanni non è un po' visto male, ok. Dai, intanto siamo in chiusura e volevo davvero nuovamente ringraziare tutti, senza timore di essere smentito, parlo franco, ma senza piaggeria che insomma, non avrebbe senso. Devo dire che finora è stata la presentazione più bella di questo libro che abbiamo fatto. Non ne abbiamo fatte tantissime, ne abbiamo fatte 4-5 diverse sparse sul territorio, però questa in termini di partecipazione, in termini di attenzione che voi ragazzi, soprattutto, non voglio dire la loro, ma parlo anche degli interventi che sono stati fatti, che avete voluto dare a questo libro, insomma, mi riempie di orgoglio da un lato, ma mi convince anche di un percorso che noi anche a Reggio Calabria stiamo facendo, di quello di attenzione e di contatto soprattutto nelle scuole e con gli studenti, perché è davvero da qui che qualsiasi granello, qualsiasi possibilità di davvero immaginare una città diversa, un posto diverso rispetto a quello che stiamo vivendo, può essenzialmente partire. Che siano scuole elementari, che siano scuole medie o per ciò che concerne questo tipo di tematiche di attenzione, che siano le scuole superiori, insomma, davvero serve un esercito di insegnanti per preparare la vita, un esercito di studenti, quindi di cittadini bravi nel futuro. Non mi ricordo a me forse avrei fatto l'insegnante, insomma la vita non mi avesse portato a questo, è una cosa che mi sarebbe piaciuta fare è questo, proprio per il contatto e gli stimoli che soprattutto i ragazzi ti danno. Meno giovani in politica, sì, anche se adesso è un po' meno vero, parlo per l'esempio mio, ma per quello anche che sta accadendo nella nostra città. Un consiglio comunale di 32 consiglieri, al 99% di nuova elezione, quindi una città che ha premiato non soltanto delle persone diverse, ma credo un linguaggio diverso, una comunicazione diversa, una diversità che sta nel non avere contatti con ambienti particolari della nostra città. Questo anche senza dimenticare che il comune di Reggio Calabria è il primo comune capoluogo a essere stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Quindi una grande esigenza e volontà di cambiamento che è stata premiata in modo netto, ma è stata premiata in modo netto per una, come dicevo, diversità di linguaggio rispetto al passato. La consapevolezza che il cittadino non è stupido e non è stupido e che quindi non si può più imbambolare con delle promesse che naturalmente non possono essere mantenute, ma il cittadino che oggi ha la possibilità di accedere in tempo reale all'informazione e sa quello che gli accade intorno e sceglie anche il tipo di informazione alla quale accedere, è una persona che insomma, sa quello che gli sta accadendo intorno e vuole soltanto che gli si dica la verità. Noi la novità più grande che abbiamo cercato di portare è proprio questa, mantenere i cittadini costantemente aggiornati su quello che avviene all'interno di Palazzo San Giorgio, rendendolo concretamente una casa di vetro e dicendo chiaramente cosa si può fare oggi, cosa si può fare domani, cosa invece ancora non possiamo fare per una determinata serie di limiti. E devo dire che la città partecipa, una delle cose più banali che noi abbiamo fatto finora proprio a proposito di linguaggio di comunicazione diversa è stata la diretta streaming dei consigli comunali. Ogni consiglio comunale è mandato in diretta streaming su YouTube, sulla rete civica del comune. Una stupidaggine, no? Una cosa che non ha alcun costo,
ma che in città non si era mai fatta, quasi a rendere blindate le attività che vengono svolte nella maggiore assise, che è quella del Consiglio Comunale. E devo dire che con un po' di sorpresa i contatti da Consiglio Comunale a Consiglio Comunale sono addirittura aumentati. L'ultimo Consiglio Comunale ha visto addirittura la partecipazione da casa di oltre 1600 persone, peraltro per una discussione di natura tecnica, non di un tema sociale che poteva essere percepito maggiormente dai cittadini. Però un'attenzione particolare ai giovani. Non va premiato il giovane soltanto sulla base della carta d'identità, anche perché ci sono i miei coetanei, i nostri coetanei, che come modo di pensare sono molto più vecchi dei vecchi politici attuali, proprio perché intendono la politica nella concezione diversa. In realtà cercare di fare capire che c'è oggi Reggio Calabria è la capitale di un esperimento intrigante, ovvero quella di rendere una generazione spesso divisa, bistrattata, accusata di non interessarsi alla politica, renderla classe dirigente, renderla protagonista delle scelte che devono essere fatte, non renderla più, come spesso si dice, il futuro. Quante volte voi vi siete sentiti dire voi giovani siete il futuro, e quando arriva questo futuro se non vai tu a prenderlo? Se aspetti che qualcuno ti apra la porta e dica guarda, io li faccio da parte, adesso tocca a te, diventeremo vecchi tutti. Quindi la consapevolezza di avere un'energia, un linguaggio, un punto di vista così diverso da essere anche diversi rispetto a quello che ha rappresentato la politica in passato è fondamentale. Però ripeto, non basta la carta di identità, serve un approccio diverso, perché poi insomma essere giovani ok, però quando ti trovi ad affrontare i problemi devi avere una tua idea generale, se no l'entusiasmo alla fine va a scemare. Quindi l'entusiasmo della gioventù supportato, a proposito di conoscenza, Sara, è quella che può rappresentare la chiave di volta. E poi il cittadino ti segue, si appassiona, se vede che effettivamente c'è un cambio di passo, alla fine fare rete è anche più facile. Come la politica si può avvicinare al mondo delle disabilità? Facendo la politica. La politica oggi ci richiama a significati brutti di mala gestione, di prevalenza dell'interesse personale sull'interesse pubblico. L'etimologia della parola politica deriva da polis, quindi da città, quindi di attenzione a quello che accade in città. E la politica, chi fa politica è colui che si mette nei panni del servitore dei propri cittadini, del servitore dello Stato, perché sono proprio loro, intanto la politica se ne dimentica, sono proprio loro che determinano chi deve rappresentarli. C'è una bellissima vignetta che ogni tanto gira su Facebook, in cui ci sono delle persone su un ciglio di un burrone con una asticella, ci sono 100 persone dal lato dell'asticella e c'è il politico dal lato dell'asticella dove c'è il burrone, e c'è il politico sul precipizio, no? Che con questa mano così declama, parla, eccetera. Qual è il senso di questa vignetta? Che se piano piano quelle 100 persone iniziano a defilarsi dall'asticella, il politico cade e cade nel burrone. Quindi chi ci rappresenta oggi, chi ha l'onore di essere classe dirigente, lo è perché ci sono un tot di persone che lo tengono lì. Nel momento in cui quelle persone non ci saranno più, perché lui ha inteso la politica come affare personale, allora lui cade, ma purtroppo cadesse solo lui andrebbe anche bene, cade anche tutta la città e va in rovina tutto quello che è tutto un sistema, e noi purtroppo a Reggio ne siamo ben consapevoli. E quindi chi è il candidato? Allora, non voglio fare il docente della lezione, ma candidarsi a rappresentare la propria città
significa avere quella purezza di intenzioni che ci dà la possibilità di rappresentare i cittadini. Ai tempi dell'impero romano chi indossava la tunica, la cappella, era il candidato proprio perché doveva incarnare quello spirito di purezza che dovrebbe avere chi si approccia ad avere un ruolo pubblico. Il ruolo pubblico in maniera asettica significa fare gli interessi della città e non i propri. E quindi, caro Gabriele, tu ti trovi bene qui, ma chissà, domani, magari anche quando risolveremo le sorti della sanità calabrese, puoi anche tu ritornare nella nostra città, che è la città metropolitana. Il tempo. E anche sul tempo avremo un po' di punti da dedicare, però non pensiamo che quello che facciamo sia una perdita di tempo, cosa che a me molto spesso è successo. Pensare di non dedicare attenzione a delle cose che in quel momento ritenevo fossero poco importanti, volendole dedicare e concentrare tutte le attenzioni su altro. Cioè, la cosa peggiore che si possa fare è ritenere un qualcosa una perdita di tempo. Naturalmente, se a noi è una cosa che piace fare, perché ci sono delle cose che si possono fare soltanto in alcuni momenti della vita. Magari se le fai quando sei più grande ti copri di ridicolo nella sostanza. Quindi ogni cosa ha il suo tempo e non dobbiamo mai sentire che stiamo perdendo del tempo, né ascoltare chi ci dice che stiamo perdendo del tempo, se invece stiamo facendo una cosa che ci piace, che può essere qualsiasi tipo di cosa, dallo giocare alla PlayStation, ad andare a ballare con gli amici, ad andare a giocare a calcetto o a leggere un libro, ascoltare un po' di musica in giro per strada e farci i fatti nostri. Niente, secondo me, da un mio punto di vista, poi non ho il dono della verità, può rappresentare una perdita di tempo se è una cosa che in quel momento sentiamo di fare. Poi certo, magari se a 40 anni, anziché occuparti della tua famiglia, di tuo figlio, del tuo lavoro, ti stai chiuso in casa a giocare alla play, forse lì un minimo di perdita di tempo c'è. Se lo fai con qualche anno in meno, invece non lo è. Io non gioco ancora ogni tanto la PlayStation quando posso. Si può fare col figlio, sì. E cosa ha suscitato in lei meraviglia? Ma guarda, io mi meraviglio soprattutto con i bambini, non so voi, ma quello che i bambini ci dicono, il loro punto di vista, le cose che loro osservano, naturalmente vedendole molto più grandi rispetto a noi, a me dà molta meraviglia. Questo è scritto anche un po' nel libro. Mio nipote, che all'epoca aveva 7 anni, proprio in un modo così disincantato, violento quasi nei confronti dell'adulto, mentre giocava con le costruzioni e lo zio guardava le partite su Sky, ti dice: zio, ma che cos'è il destino? E che cosa gli rispondi a un bambino di 7 anni che con come se ti stesse chiedendo di passargli una costruzione, ti fa una domanda da $1 milione. Ecco, questa è una cosa che mi resta molta meraviglia, proprio perché molto spesso sottovalutiamo il fatto che i bambini recepiscono tutti gli impulsi, gli stimoli del mondo esterno. Quindi quando pensiamo che magari un qualcosa non è capito dai bambini, da chi è più piccolo di noi, sbagliamo, perché loro percepiscono tutto e immagazzinano di tutto e di più. Mia nipote ieri a pranzo, mia nipote ha 2005, si farà 10 anni ad agosto, quindi adesso fa la quinta elementare, farà la prima media l'anno prossimo, inizia a accorgersi o ad avere altri interessi, per esempio in termini di musica. Lei è una fan di Amy Schilla. E allora Amy Schilla, in una sua canzone, parla di preservativo. Zio, che cos'è il preservativo?
No, no, scusate, non l'ho chiesto, l'ho chiesto a mia madre, a sua nonna, la quale ha cercato di imbastire una risposta che era difficile da dare, poi ha detto vabbè, vai a studiare, ne parliamo dopo, ora che c'entrano queste cose. Quindi, insomma, i bambini adesso sono molto più recettori rispetto a prima, perché hanno molto più stimoli rispetto a quando forse anche noi stessi eravamo più piccoli. Io non ascoltavo Enischilla perché non c'era Enischilla all'epoca, probabilmente avrei sentito parlare di questo. Quando ero piccolo l'argomento, l'ordine del giorno era invece quello della DS. Comunque, senza andare troppo. Sì, infatti, sì, esatto, sì, concludo su quella parte. Il protagonista, rispondendo alla domanda sul destino, dice il destino è quando, ad esempio, tu esci di casa e piove e non hai come ripararti, non è una cosa che hai voluto tu, è una cosa che è determinata da una volontà esterna rispetto a te. E il bambino di Dio risponde, no, quando piove ci sono gli ombrelli. Quindi non è una risposta che può soddisfare la domanda sul destino. Quindi poi il protagonista dice, quali sono gli ombrelli, si chiede, quali sono gli ombrelli della vita che ci proteggono e ci riparano da un destino diverso rispetto a quello che vogliamo noi? Questo non è dato sapere. Grazie. Grazie. Però consentitemi prima di dare la parola al professor Benaudi, che sicuramente insieme a lui ci ha fatto questo grande dono. Intanto di ringraziare voi ragazzi, perché una cosa che stamattina non mi era piaciuta, non so se siete d'accordo anche voi, era un po' questo tavolo, ma non per il tavolo in se stesso, perché creava una sorta di distanza che voi siete riusciti ad abbattere, quindi grazie di cuore per questo. E poi al professore, cerco di essere ironico ma vero, non so se ci riesco come lei, ma sicuramente è vero, rivolgendomi al gastroenterologo in questo momento, perché io penso che giornate come queste siano un'ottima cura, almeno io la porto a casa così, sia per la gastrite che per il reflusso. Io sto meglio, credetemi, oggi aver viaggiato attraverso questo libro, aver viaggiato attraverso gli interventi dell'onorevole Lamoni, di tutti coloro che chiaramente hanno preso la parola qui a questo tavolo, dell'autore, dell'editore, beh, è stato qualcosa che ha fatto bene, ma soprattutto ha fatto bene vedere quanto di bello e di importante c'è in voi. Per cui ecco, grazie per darci anche la possibilità di esportare in tutta Italia, anche all'estero, quella Calabria di cui c'è bisogno. Si parli quella Calabria che è bella, che sicuramente vince anche le negatività e il male che troppo ingiustamente ci danno addosso. Quindi grazie al medico, grazie al presidente. Le discoteche, le uscite non gli bastano più,
E questo, aggiungo anche, è un male della nostra gioventù moderna, di una certa categoria mentale. Quando io leggo la Reggio Bene, la Catanzaro Bene, mi fa male la pancia, perché quella non, quelli che vanno a bivaccare nel bar e sui lungomari, di bene non ci vedo niente. Di bene vedo chi si rimbocca le maniche, vedo chi lavora veramente 15-16 ore al giorno, ma senza scrivere sul giornale, lo fa veramente, giusto per il gusto di farlo, perché come diceva la Fallaci, il dovere non è perché dobbiamo qualcosa a qualcuno, ma perché lo sentiamo dentro. E come quegli operai si mettono e ringiovaniscono quella ringhiera per il bene comune. Quindi un discorso catartico, l'avvocato che sente al suo interno l'insoddisfazione tipica della generazione di passaggio e che incontra sul suo cammino questa donna piena di problemi, con un percorso molto difficile, perché nello stesso momento ha avuto il marito morto, il figlio che è diventato invalido, e che malgrado questo si rimbocca le maniche e in un muro di omertà, di mala politica, di malaffare e di connivenze tipiche della nostra regione, prende e chiama un avvocato perché gli risolva la sua vita, o quantomeno lo aiuti a risolvere la sua vita. E in questo caso l'avvocato, ponendosi sotto la doccia ma anche con il suo iPad, trova in quei momenti di riflessione e di, come detto, una stanza chiusa in cui riflettere con se stesso, trova la forza e gli argomenti per andare là e rivendicare un diritto che in un altro posto è appunto diritto, in Calabria è ancora quasi intesa come regalia, come favore personale, perché dobbiamo andare a finire quello per cui esiste uno Stato democratico, una cosa improponibile a qualsiasi latitudine. Figuriamoci noi se diciamo una cosa del genere al nostro paese, come ci manca come almeno sottosviluppati, con tutto il rispetto per i sottosviluppati. Quindi un percorso catartico che si articola in queste 200 pagine con una ricchezza di particolari e con uno stile narratistico che rendono la narrazione leggera, ma al contempo entusiasmante, anche io devo dire, l'ho letto tutto sul piatto, perché avevo voglia di arrivare alla fine. Per fare l'accento al paziente romano, dico che oggi l'80% dei pazienti che vengono hanno patologie psicosomatiche, cioè il colon irritabile della disfagia, non c'è nulla di organico, non c'è una causa, c'è solamente la testa. Ma infatti si dice the gut and the second brain, l'intestino e il secondo cervello, perché è quella la sede dei pensieri, anzi come fibre nervose abbiamo più l'intestino che del cervello, carissimi miei qua al banco dei relatori. E concludo con una speranza. La nostra EMA, ce ne stanno tante nella nostra regione, tante nelle regioni regionali, tante persone che vanno a bussare là per qualcosa che dovrebbe essere costituito. Bene, questo modo di fare, ma non di chiedere, ma di chi non dà, perché è troppo impegnato anche nel nostro ufficio a stare su Facebook come giornalista piuttosto che a spiegare i nostri problemi, si può vincere nel momento in cui non partiamo, ma nel momento in cui restiamo e lottiamo perché le cose vanno meglio. Perché quando ci vengono a chiedere il voto non ci accontentiamo del pianto di pasta, ma diamo il nostro voto e la nostra preferenza solamente sulla base dei programmi e sulla persona. Grazie. Grazie. Io auguro al sindaco e auguro a me stesso come calabrese intanto il continuare a avere un buono per Reggio, un buono per la Calabria e per il nostro paese, perché c'è bisogno di persone per bene, di persone preparate e capaci. Le auguro anche di ricevere tanti lascia perdere e che lei reagisca sempre come sta reagendo ora a questi lascia perdere, perché vuol dire sicuramente può fare delle belle cose. Un artista conclude questa nostra giornata, signore, le chiedo di raggiungere con la signora davanti a favore di telecamere, perché doniamo un'opera fatta da lei stessa e le do il microfono per commentare e descrivere quest'opera. Veniamo, andiamo tutti davanti così chiudiamo a favore di telecamere. Sì. Diciamo che io ho fatto una riproduzione molto fedelissima di un pittore del 1800, un certo Giovanni Fattori. Giovanni Fattori ha scelto proprio questo pittore un po' datato, perché qui il pittore presenta una battaglia, io mi connetto al suo bellissimo libro, al coraggio e agli ideali, che adesso non ci sono più, gli ideali soprattutto dei giovani, e adesso purtroppo non si riscontra, perché a parte qualche episodio come il suo, che ha fatto successo, questo mi onora e mi fa piacere da amare, perché pure un figlio della sua
sessualità, quindi per questo è per il futuro, per i ragazzi è come dire, è qualcosa di meraviglioso. E io volevo dire che questo dipinto rappresenta tre militari che mi offrono con coraggio quando ad affrontare le battaglie. Sono tre cavalleggeri che fanno come di routine una perlustrazione al territorio, mi ricollego pure al territorio, come diceva la difesa del territorio, infatti allora c'era coraggio e si difendeva il territorio. E qua è una, il paesaggio è deserto, prevale molto la luce. E poi c'è questo muro bianco che è quasi schematico e rompe l'orizzonte. Allora, il dipinto vuole dire, cioè, tra l'altro rappresenta un momento statico della giornata, una giornata d'estate, come vede il cielo è molto terzo, cioè c'è un bello azzurro, è una giornata fosa e però si legge nel dipinto una certa aridità, nel senso ci sono solo tre personaggi, tre militari, e staticità del tempo, staticità dei soggetti, in quanto il tempo in questo momento si è fermato, non si sa per quale motivo, però si è fermato. E si è fermato ed è difficile pensare che i militari stessero aspettando un nemico che non arriverà mai in questo frangente. Perché c'è proprio questa staticità e quindi neanche il nemico, cioè non c'è né presente né futuro in questo quadro, però è molto bello come dire, la prospettiva è poi meravigliosa. Poi volevo dire che Giovanni Fattori è stato un pittore molto che aveva appunto gli ideali del patriottismo, infatti lui faceva queste battaglie proprio perché difendeva il territorio, tra l'altro lui era pure il fiorentino di Livorno, quindi difendeva la Marema Toscana, proprio il proprio territorio, era legato al territorio. E poi volevo aggiungere che l'arte è importantissima, perché l'arte si connette molto alla politica. Sembra strano, è così, perché l'arte è un modo per esprimere, è una comunicazione, un linguaggio, tra l'altro è un linguaggio immediato, cioè io posso interpretare immediatamente, senza filtri, un dipinto che può parlare di politica, può parlare di tutto. Io le libero le mani, perché le consegna lei stesso nelle mani del nostro sindaco, quest'opera d'arte, ed è un omaggio. C'è un vantaggio, e è fresca la pittura, quindi mi raccomando. Allora, facciamo una consegna ideale, a questo punto un applauso.